Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Gabriele Pasqui e sono il coordinatore scientifico del progetto Dipartimento di Eccellenza sulle fragilità territoriali del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani. Questo seminario, che si chiama L'Aquila 11 anni dopo, Governance, Politiche e Patrimoni della Ricostruzione, è stato appunto organizzato nell'ambito del progetto DASTU Fragilità Territoriali, in particolare dal professor Alessandro Coppola, e abbiamo pensato di inserirlo in un ciclo di seminari, diciamo, centrali per l'attività del nostro progetto. Lo dico per chi non lo sapesse: i progetti dei dipartimenti di eccellenza sono finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca come progetti quinquennali in cui alcuni dipartimenti italiani, un certo numero di dipartimenti italiani, costruivano un tema di ricerca, un progetto di ricerca, e quando noi abbiamo candidato alcuni anni fa il nostro dipartimento, lo abbiamo candidato sul tema delle fragilità territoriali. Questo accadeva molto prima del Covid, ma accadeva a valle di tutta una serie di elementi, diciamo, di letture e di eventi diciamo drammatici, come quello del sisma del 2009, che ci suggerivano il fatto che il tema delle fragilità territoriali nel nostro paese fosse un tema decisivo di riflessione per chi si occupa di territorio. E quindi in questo progetto abbiamo cercato, in maniera interdisciplinare, di, diciamo, definire, costruire alcune chiavi di lettura della fragilità dei territori italiani, delle diverse forme di fragilità dei territori italiani, con particolare riferimento alla dimensione appunto territoriale, che è una dimensione decisamente integrata delle diversi aspetti della fragilità, materiali e immateriali. Da questo punto di vista, naturalmente, il tema della ricostruzione in zone sismiche è stato un tema al centro dell'attenzione della nostra ricerca. Ne abbiamo già in parte discusso e parlato in passato, ma ci è sembrato interessante approfittare della disponibilità di Alessandro Coppola e dei suoi amici e colleghi per portare una riflessione su una delle, diciamo, dei casi studio più significativi e più rilevanti e anche più controversi di tentativo, diciamo, di ricostruzione di un'area dentro un cratere sismico, che è quello dell'Aquila, dove sono stati messi in campo negli anni una grande quantità di dispositivi di governo, di politiche, di pianificazione, che mi sembra opportunamente questo seminario prova a, diciamo, a restituire, prova ad analizzare e indagare. Mi sembra anche, però questo lo dirà poi meglio di me Alessandro Coppola, che presenterà anche più analiticamente la struttura della nostra mattinata, che però l'occasione offerta dalla riflessione sull'Aquila sia anche un'occasione più generale di interrogazione su cosa significhi fare politiche in questo tipo di situazioni, in questo tipo di contesti, e in cui naturalmente, questo lo sappiamo benissimo, la necessità di disegnare una progettualità territoriale in contesti di fragilità multidimensionali è quanto mai importante e quanto mai necessaria. Quindi questo è un po' il senso entro il quale si colloca il programma di lavoro di questa mattina. Io seguirò tutti i lavori e quindi con molto piacere cercherò di portare a casa quanto più possibile delle cose dette oggi per il nostro progetto nel suo complesso. Lascerei la parola ad Alessandro Coppola, che vi spiegherà come è organizzata la nostra mattinata, e poi magari, se avrò occasione, dirò due parole anche durante la parte di dibattito finale, dopo l'intervento dei nostri discussant. Grazie molte e buon lavoro, e passo la parola ad Alessandro. Grazie molto Gabriele, grazie a tutti per essere qui. Ahimè, la prima cosa da dire in queste occasioni è: se cortesemente potete silenziare i vostri microfoni, che tra l'altro sento già un rimbombo del mio, vabbè, speriamo passi. Diciamo, grazie Gabriele per questa presentazione. Come dicevamo, appunto, questo seminario di oggi si iscrive nelle attività del programma di ricerca sulle fragilità territoriali del DASTU e nasce un po' come tentativo di aprire una finestra sull'Aquila, una finestra rapida, nel senso che cercheremo di tenerci in tempi umani e di essere liberi per mezzogiorno e mezzo, rapida ma intensa, nel senso che vorremmo in questa mattinata
aprire appunto una serie di finestre su tutta una serie di questioni che troviamo essere molto molto rilevanti e che vanno ben oltre il caso aquilano, adesso che interrogano l'intero paese, il tipo di politiche pubbliche che mette in campo in situazioni nelle quali l'oggetto principale è la ricostruzione e più complessivamente la recovery di un territorio colpito da un sisma. L'abbiamo quindi inteso come un seminario un po' corale che non presenta una singola ricerca, ma che cerca di presentare gli esiti di diversi percorsi di ricerca portati avanti negli anni da persone che, hanno essenzialmente una cosa, ovvero il fatto che ad un certo punto del loro percorso si sono trovati all'Aquila e segnatamente si sono trovati a lavorare al Gran Sasso Science Institute, che è diciamo un'istituzione che viene appunto fondata successivamente al sisma, che è un centro di studi dottorali che aveva una area di studi urbani che ha ovviamente anche ospitato una serie di tesi di dottorato e una serie di percorsi di ricerca relativi alla ricostruzione aquilana. Come vedrete, i nostri fuochi non sono necessariamente relativi, anzi ben poco relativi al tema della ricostruzione come opportunità di mitigazione della rischiosità. Ovviamente abbiamo incrociato il tema perché la ricostruzione aquilana ha evidentemente anche una forte dimensione di miglioramento della resilienza del patrimonio a eventuali nuovi shock sismici, ma in realtà se dobbiamo trovare delle parole chiave che riassumano i vari percorsi di ricerca che ci hanno visti coinvolti, sono senza dubbio governance, sono senza dubbio attori della multilevel governance, conflitti dentro la multilevel governance, e poi una grande attenzione in particolare sugli esiti spaziali e sugli esiti, fra virgolette, patrimoniali, e per patrimoniali non intendiamo il patrimonio, le patrimoine nel senso di heritage, ma nel senso dei patrimoni edilizi che si sono sedimentati sul territorio nel quadro della ricostruzione. Quindi avete di fronte a voi il programma della giornata che, sebbene con caratteri molto piccini, dovreste essere in grado di vedere. Abbiamo sostanzialmente due blocchi: un primo blocco nel quale interverrà appunto il sottoscritto più Grazia Di Giovanni e Cora Fontana, potete anche vedere appunto le affiliazioni, tutti e tre, come gli altri due successivi, appunto abbiamo in momenti diversi abbiamo lavorato al GSSI, chi nel dottorato, chi nel postdottorato. Avremo alle 10.30 delle domande, sperabilmente, poi una breve pausa di un quarto d'ora e poi una ripresa con un secondo blocco di relazioni, non di relazioni, scusate, un secondo blocco, diciamo, di comunicazione da parte di Francesco Chiodelli, che ora lavora all'Università di Torino, e invece Sara Caramaschi, che è ancora al Gran Sasso Science Institute, che si concentrerà invece più su questo grande tema dei patrimoni. Ovviamente è un seminario corale, quindi l'abbiamo pensato insieme, ci saranno delle sovrapposizioni, abbiamo tentato di evitarle, ma ovviamente qualche sovrapposizione sarà inevitabile, data anche la complessità e la multidimensionalità, diciamo, del programma della ricostruzione aquilana. Concluderemo il seminario con una tavola rotonda delle reazioni finali che abbiamo chiesto cortesemente di formulare a Sandro Balducci del nostro Dipartimento qui al Politecnico di Milano, a Gianfranco Franz dell'Università di Ferrara, a Bernardino Romano dell'Università dell'Aquila. Li abbiamo visti tutti e tre qui online, quindi direi che il panorama è completo. Allora, per iniziare, diciamo, per cercare di collocarci e collocarvi nel contesto del caso aquilano, abbiamo pensato di condividere con voi alcune rapide considerazioni appunto rispetto all'Aquila, rispetto all'Aquila come fatto territoriale che è l'esito anche di diversi decenni di investimento pubblico e diversi decenni di progetti territoriali che spesso hanno avuto un forte ruolo da parte dello Stato. Quindi ripercorreremo rapidamente un po' di questi episodi appunto per collocare il caso il
caso Aquilano in questa prospettiva e spiegherò anche per quale ragione questo è stato particolarmente interessante per noi in una certa fase. L'Aquila, primo grande episodio, negli anni 20 la fondazione dell'Istituto, la fondazione del Parco Nazionale d'Abruzzo, che è un po' il primo grande progetto territoriale che vede l'Abruzzo e il comprensorio aquilano come, come dire, l'oggetto di una possibile destinazione, specializzazione ricreativa e naturalistica che si inseriva in tutta una serie di politiche per la montagna che erano iniziate già nella fase prefascista della democrazia liberale e che appunto vedevano nell'Abruzzo una grande opportunità per una specializzazione ricreativa che fosse anche collegata a Roma e a una città che cresceva, una metropoli che cresceva, l'unica città che poteva crescere insomma nell'ideologia antiurbana del fascismo e che poteva trovare nell'Abruzzo una un'area con grandi opportunità ricreative a distanze relative. Distanze relative che diventeranno davvero relative soltanto nel dopoguerra con un altro grande progetto che sarà molto molto importante per la rottura anche della condizione di marginalità, di perifericità dell'Abruzzo, in particolare dell'Abruzzo interno del comprensorio aquilano, che è la costruzione dell'A24, che peraltro poi avrà degli altri effetti sulla specializzazione indiretti e anche un po' buffi della specializzazione della città nell'economia della conoscenza, che inizia a svilupparsi a partire dagli anni 60. Abbiamo la fondazione dell'università, che è un evento di grande rilievo nella traiettoria della città, perché ne avvierà appunto questa specializzazione in termini di economia della conoscenza che la renderà un po' un esempio di piccola città universitaria, come ne abbiamo altrove nel nostro paese. La fondazione dell'Università dell'Aquila e la fondazione dei laboratori del Gran Sasso, altro evento molto molto importante che farà dell'Aquila un nodo di grande rilievo nella ricerca fisica globale, e ovviamente già a partire dagli anni insomma, 50 e 60 tutti gli interventi che avranno a che fare con la Cassa del Mezzogiorno e con Agensud, che in particolare nel caso aquilano porteranno alla costruzione, alla costituzione di una specializzazione industriale anche di un elevato valore tecnologico con investimenti diretti da parte di imprese sia pubbliche sia non pubbliche. Vedremo come la traiettoria, appunto l'ascesa e poi ahimè il declino della specializzazione industriale dell'Aquila sarà uno degli ingredienti fondamentali nella traiettoria della città. Altro fatto molto molto importante, 1970 l'attuazione delle regioni e l'individuazione dell'Aquila quindi come capoluogo regionale nell'ambito peraltro di una contesa che rende l'Abruzzo un po' paragonabile alla Calabria, quanto accaduto in Calabria con la tensione, il conflitto fra Reggio Calabria e fra Reggio Calabria e Catanzaro per la definizione del capoluogo regionale. Nel caso dell'Abruzzo ovviamente la polarizzazione sarà fra Pescara e l'Aquila sarà scelta come capoluogo regionale, e questo porterà ovviamente al sedimentarsi nel tempo sicuramente delle funzioni direzionali pubbliche che hanno impatti occupazionali importanti, diretti e indiretti, attraverso anche la formazione di un mercato di servizi terziari a sostegno della funzione direzionale pubblica della città. Ovviamente poi c'è il tema del turismo, tema che diciamo ha lasciato molti insoddisfatti. Alla fine degli anni 80, fra l'89 e il 91, il sistema dei parchi si completa, ci sono nuovi investimenti nell'istituzione di nuovi parchi nazionali, di parchi regionali che fanno, riprendendo anche un vecchio slogan insomma dell'Abruzzo, un cuore verde, nel senso che è la regione con la più alta incidenza di aree protette sul territorio, con l'Aquila in una posizione baricentrica in questo sistema di parchi nazionali e regionali, che avrebbe dovuto fare anche da volano per una specializzazione turistica del territorio che c'è stata solo in parte, che come vedremo ritorna nelle conversazioni sullo sviluppo della città di recente anche su alcuni oggetti molto controversi. Vedremo per esempio come le politiche di sviluppo post-sisma ora stanno cercando di sostenere un rilancio dell'economia invernale che vede parti della società locale non proprio persuase, non proprio convinte della,
della saggezza di questo approccio. Infine, con il grande cambiamento, alla fine dell'intervento straordinario, la Seconda Repubblica, abbiamo ovviamente l'inserimento dell'Abruzzo nel quadro delle nuove politiche di sviluppo, portate avanti, insomma, promosse all'inizio dal ministro Ciampi, un filone di programmazione che riguarda soprattutto il Ministero dei Lavori Pubblici, che vedremo come Gaetano Fontana sarà una figura importante anche nella ricostruzione aquilana, il tema delle piattaforme strategiche territoriali, il tema della regione adriatica e la promozione, nel caso delle città abruzzesi, di una stagione di pianificazione strategica che, nel caso dell'Aquila, e abbiamo visto poco fa che abbiamo anche la presenza gradita del sindaco Massimo Cialente, che si esprimerà nel caso dell'Aquila con il piano strategico che sarà appunto che sarà adottato, ahimè, alla vigilia del sisma del 2009. Quindi questo è un po' il quadro diciamo di quella che un po' abbiamo definito, caratterizzato un po' come la legacy dei progetti territoriali della città. Il sisma è stato, da un certo punto di vista, come ogni disastro, un fatto territoriale totale che ha implicato politiche di ogni tipo e che si inseriva in una città che aveva già, come abbiamo visto, un territorio, un'eredità di interventi di una certa ambizione da parte dello Stato per rompere la perifericità, la marginalità e costruire delle basi di sviluppo endogeno. Poi ovviamente c'è la dimensione dell'eredità della struttura territoriale, avremo opportunità di discuterne ampiamente nel corso della mattinata, ma soltanto per darvi alcune indicazioni, stiamo parlando di un sistema territoriale che è stato caratterizzato come un sistema fortemente disperso e complessivamente poco gerarchizzato. Stiamo parlando di un comune di dimensioni molto molto ampie. La slide restituisce l'immagine del comune dell'Aquila, di quella che sarà definita dall'economista Antonio Calafati come l'Aquila de facto, quindi sostanzialmente il polo urbano di fatto, e poi il sistema locale del lavoro. Potete vedere un po' qualche numero, vi dà l'idea appunto di un territorio molto ampio, con delle densità molto molto ridotte, persino guardate quella del comune dell'Aquila, che direi, non vorrei sbagliarmi, ma credo sia inferiore alla densità del territorio nazionale, o appena, insomma, o a quei livelli. Un territorio, come dicevamo, disperso, in cui lo stesso comune, anche per la sua storia molto peculiare di un processo federativo da parte di una serie di poli urbani nel Medioevo, è caratterizzato dalla presenza di un centro storico molto molto importante, che simbolicamente anche la sua distruzione nel corso del sisma è stata una ferita simbolica proprio per la sua centralità in questo più ampio sistema territoriale, un sistema di frazioni molto molto rilevanti e poi dei comuni intermedi, dei comuni periferici, come potete immaginare, anche con una notevole varietà altimetrica. Insomma, stiamo parlando di un territorio che ha al suo interno ovviamente anche l'alta montagna, come sapete. Nella serie storica sulla destra potete vedere, diciamo, quali erano la struttura delle tendenze demografiche fra il sisma e l'immediato doposisma, diremo qualcosa in più sul doposisma, che restituiva bene alcune tendenze, senza dubbio, come dire, una tendenza alla ulteriore dispersione, una sostanziale stagnazione del polo, diciamo, del comune centrale, un'ascesa invece della cintura che progressivamente assorbiva una crescente quota di popolazione e invece ovviamente un declino dei comuni più esterni, quindi con un processo che vedeva una sostanziale, diciamo, stagnazione relativa declino dell'area centrale che come vedremo aveva anche degli usi urbani peculiari e il procedere di un processo di dispersione più o meno disorganizzato. Le condizioni economiche, la struttura economica della città. Queste sono riflessioni sempre che vengono da un rapporto che Antonio Calafati curò per il Ministero della Coesione Territoriale quando ministro era Fabrizio Barca e promuoverà la famosa, di cui parleremo, riforma della governance della ricostruzione tra il 2011 e il 2012, una economia che sostanzialmente si fondava su tre pilastri, diciamo, produttivi. Poi Calafati aggiungeva un ragionamento sul potere d'acquisto aggregato della massa delle pensioni. In questa slide abbiamo soltanto indicato i tre grandi settori, ovvero il settore pubblico di rango, che è ovviamente legato al ruolo della direzionalità pubblica
nella città, l'Università dell'Aquila, con un numero significativo di iscritti, ma soprattutto con un numero non ottimale, ma comunque rilevante di studenti residenti, che rappresentavano ovviamente un pezzo di domanda aggregata molto, molto significativo per la città, dal punto di vista, senza dubbio, del capitale fisico, il centro storico, la residenzialità studentesca nel centro storico, che ne ha sostenuto i valori per un lungo periodo, che è stato uno dei fattori più delicati di crisi nel post-sisma. Il settore manifatturiero in declino, come potete vedere nella serie storica, sia nel sistema locale dell'Aquila, sia ovviamente nel comune, con la contrazione del numero degli addetti. Non è una storia che è finita il manifatturiero all'Aquila, ci sono stati anche nel post-sisma dei progetti importanti di rilancio industriale, ma senza dubbio, insomma, il peso occupazionale è andato riducendosi. Nettamente. Abbiamo detto le dinamiche demografiche, qui già facciamo un passo in avanti nel post-sisma. Come abbiamo detto, l'Aquila ha una dinamica demografica abbastanza peculiare, nel senso che se guardate ai dati demografici della città e li comparate con i dati demografici di città delle stesse dimensioni del nostro paese nel periodo, sostanzialmente nel lungo dopoguerra fino agli anni 70, l'Aquila è una città che ovviamente cresce come tutte le città in quel periodo, ma cresce un po' meno, arriva sostanzialmente ad un picco negli anni 90 e poi si stabilizza, come potete vedere, ad un livello poco inferiore ai 70.000 abitanti, con una leggera decrescita, insomma, dal pre-sisma fino al post-sisma. Vedete il grafico sotto, con questa tendenza alla relativa dispersione che dicevamo, ovvero, scusate, avevo aperto la finestra perché fa caldo, la devo richiuderla perché è troppo rumorosa, quindi se mi vedete sudare è perché non voglio farvi sentire il tram, con appunto questa tendenza alla dispersione, una crescita in questo caso delle frazioni, non stiamo parlando della scala esterna, ma stiamo parlando proprio del comune, che ha un sistema di frazioni molto 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 rilevante. Ovviamente qui la grande questione è capire, questi sono dati di Alberto Bazzucchi, che purtroppo non lo vedo collegato, che appunto è un economista aquilano che con noi ha sempre avuto un grande rapporto di collaborazione e di interlocuzione, lo consideriamo una delle voci, diciamo, più consapevoli dello sviluppo della città e del post-sisma. Queste sono stime appunto di Alberto Bazzucchi, il quale a un certo punto, per ovviare alla relativa affidabilità dei dati sui residenti, che sono, diciamo, non inaffidabili dal punto di vista della correttezza procedurale della loro raccolta, ma diciamo pongono qualche questione rispetto alla spinta alla permanenza sul territorio formale, dovuta anche al coinvolgimento di vastissimi settori della società aquilana nelle procedure di ricostruzione, e l'effettivo coincidere della residenza formale con la residenza sostanziale. Alberto Bazzucchi ha avuto l'idea di guardare ovviamente un indicatore che può essere un indicatore interessante, che è quello invece della frequenza delle scuole, che come potete vedere è rappresentata in quelle quattro serie storiche, che dà la misura di un processo complesso, ma che comunque dà l'idea di una città che, se mettiamo il dato dei residenti con questi dati sulla frequenza scolastica, sebbene con andamenti molto diversi fra i diversi ordini, dà l'idea di una città che ha trattenuto complessivamente la propria popolazione. Ahimè, la stessa cosa non si può dire invece dell'università, nel senso che l'Università dell'Aquila purtroppo sta avendo una, diciamo, contrazione, questi sono dati fino al 2016, ci sembra di sapere che questa tendenza sia un, diciamo, purtroppo andata avanti, che ha visto una riduzione dell'iscrizione al primo anno e una riduzione del bacino complessivo degli iscritti. Considerate che una delle misure post-sisma fu quella della gratuità dell'Università dell'Aquila, che permise all'università e quindi alla città di trattenere una grande quota, una quota elevata di studenti. Un dato qui molto importante è il dato che vedete nella serie storica sulla sinistra, la prima, che riguarda la popolazione migrante, che è uno dei grandi fattori di stabilizzazione demografica della città, nel senso che la quota di popolazione migrante
quel dato si ferma al 2013, ma anche dati successivi lo confermano, è andata aumentando nel tempo e è stato un fattore critico di stabilizzazione della popolazione, che ha una sua logica territoriale, con un investimento in particolare delle aree più esterne, delle frazioni, e anche ad una scala più ampia di alcuni comuni esterni. Presenza di migranti, ovviamente, associata anche a l'essere l'Aquila un grandissimo cantiere che ha attirato nel tempo una grande quantità di manodopera migrante, la quale in parte si è stabilizzata, e forse possiamo anche interpretare l'ottima dinamica dell'Aquila sulla scuola dell'infanzia con il fatto che una parte questi lavoratori, lavoratrici migranti si sono stabilizzati e quindi hanno fatto, come si dice, fatto famiglia e mandato i figli nella scuola dell'infanzia. Rapidamente, questo è il sisma, su questo non mi soffermo, probabilmente ne saprete, un livello di danno molto molto rilevante che ha colpito in particolare l'Aquila e che ha colpito in particolare il centro storico. Qui sono le rilevazioni delle cosiddette schede AIDES, che erano le schede di rilevazione del danno, quindi un danno molto concentrato, molto intenso sul centro storico, non esclusivamente, vedremo come ovviamente anche la parte della prima periferia e le frazioni hanno avuto un livello di danno al di là dei centri storici delle frazioni che sono stati molto danneggiati. Infine, rapidamente, per darvi appunto la completezza di questa fotografia d'inizio, lo stato della ricostruzione. Spesso sulla stampa ci sono, come dire, rappresentazioni soprattutto dell'anniversario, insomma, che danno spesso una rappresentazione dello stato della ricostruzione non proprio veritiera, nel senso che la ricostruzione in questi anni è andata comunque molto avanti. Questa è una carta che vi dà l'idea un po' della variabilità territoriale del processo di ricostruzione, con una ricostruzione che è completata, diciamo, nelle parti moderne, essenzialmente, sia del comune, sia delle frazioni, e con invece una difficoltà maggiore che riguarda i centri storici, in particolare i centri storici delle frazioni, meno il centro storico dell'Aquila, che in questi anni ha avuto una certa accelerazione, e comunque non siamo ovviamente al 100% della ricostruzione. Diceva già Gabriele Pasqui, una mobilitazione dello Stato davvero imponente dal punto di vista dei mezzi finanziari, senza dubbio, quella è una stima, non sappiamo quanto affidabile, nel senso che diciamo, fra documentazione parlamentare e open data prodotti diversamente, diciamo, spesso ci sono delle divergenze, ma comunque parliamo di una mobilitazione davvero impressionante della fiscalità generale. Peraltro, su questo poi, se abbiamo il tempo, lo vedremo, con un'incertezza iniziale riguardo all'idea che la ricostruzione dovesse essere fatta tutta di stanziamenti e non, per esempio, in un regime in qualche modo di prestiti agevolati, discussione che ricorda molto le discussioni attuali sulla gestione della crisi. La tassonomia a cui noi ci siamo abituati per chi si occupa di ricostruzione aquilana è un po' consolidata: la ricostruzione privata, ricostruzione pubblica, con la ricostruzione privata che ha avuto una dinamica abbastanza sostenuta, abbastanza rapida, che ora ha superato il 70% di completamento, invece una ricostruzione pubblica che è uno degli elementi critici della ricostruzione aquilana, che è ancora relativamente in ritardo, come potete vedere dalla torta. C'è una parte di ricostruzione pubblica che è fra fase di programmazione, fase di progettazione, fase di attuazione, con alcuni episodi particolarmente rilevanti e dolorosi. Con Sara Caramaschi abbiamo approfondito un po' il caso dell'edilizia pubblica all'Aquila, che è uno, diciamo, dei casi di maggiore ritardo della ricostruzione complessivamente. Ovviamente, quando parliamo della ricostruzione aquilana, parliamo di un grandissimo programma con tante linee di finanziamento, una pluralità di strumenti abbastanza impressionante, che te ne scappa sempre uno, nel senso che è sempre difficile averne contezza completamente, che riguarda la ricostruzione, ma che ha riguardato ovviamente anche la spesa per l'emergenza, una spesa molto significativa, il cui ovviamente l'ascito principale, come saprete, è il progetto Case, e che il progetto Case, vedremo poi Cora Fontana cosa ci dirà, e anche Sara Caramaschi successivamente, che rappresenta bene, come dire, la riconcettualizzazione dell'emergenza, visto che il progetto Case, da un certo punto di vista, che sono gli alloggi temporanei costruiti tra il 2009 e il 2000,
10-11, adesso non ricordo esattamente quando sono finiti, rappresenta, insomma, probabilmente il più grande episodio urbanistico della ricostruzione, ma è avvenuta di fatto nella fase di emergenza. Lo sviluppo economico nella forma di una riserva di risorse del 4% sul totale, che è andata a finanziare tutta una serie di misure che nel caso dell'Aquila erano delle misure anche in parte contenute in una serie di report strategici, sicuramente il Gran Sasso Science Institute, sicuramente lo Smart Tunnel, che è una soluzione tecnologica innovativa per ospitare tutta una serie di reti di utility e per cablare la città, e che, diciamo, componente di sviluppo economico che è venuta dopo. Negli istogrammi che vedete danno anche la varietà degli attori su cui verremo fra poco, ovvero lo stesso tipo di attività, ricostruzione privata, è stata anche in capo a diverse forme di governance che sono cambiate ovviamente nel tempo. Qui c'è un riferimento agli alloggi equivalenti che torneranno successivamente, che è un'altra operazione immobiliare molto molto importante e significativa che nasce nella fase dell'emergenza, che continua oggi e che era sostanzialmente un regime di permuta fra Fintecna in origine e successivamente poi il comune di immobili che i residenti non volevano più, e che è stato uno dei grandi canali di formazione di una sorta di demanio pubblico degli immobili che caratterizza la situazione dell'Aquila oggi. Rapidamente, aprendo questa prima parte, appunto, che è dopo questa finestra sulla ricostruzione che davvero voleva darvi un po' di informazioni di base, questa prima parte che insieme a Grazia Di Giovanni e Cora Fontana dedichiamo un po' al tema della governance, dei piani e dei conflitti, che abbiamo messo a fuoco in un contributo a cui abbiamo lavorato recentemente nell'ambito di una special issue che verteva sul tema del rapporto fra le piccole città e lo Stato e le politiche, insomma, di ristrutturazione delle piccole città promosse dallo Stato in una prospettiva internazionale comparata, in cui abbiamo preso il caso aquilano e l'abbiamo messo un po' in questa prospettiva, che è un po' la prospettiva dentro la quale condividiamo alcuni dei ragionamenti di oggi, ovvero qual è una delle ragioni di interesse delle politiche di ricostruzione. È che le politiche di ricostruzione sono di fatto delle politiche territoriali, delle politiche di sviluppo, anche da un certo punto di vista delle politiche area-based, di quelle di cui si discute moltissimo a partire dal rapporto Barca, che sono una grande occasione per osservare il rescaling dell'azione pubblica da molti punti di vista, e che nel nostro caso, se guardate al caso italiano come se guardate al caso dell'est europeo, hanno, in quel caso della gestione dello shrinkage, hanno molto spesso a che fare con situazioni di declino, con situazioni di contrazione e con situazioni di squilibri territoriali più o meno acclarati, più o meno considerati tali appunto dal punto di vista dei decisori. Ovviamente c'è una grande eccezione: abbiamo avuto il sisma del 2012 in Emilia, che ha colpito una regione che non è affatto marginale, ma anzi una delle regioni che ha una delle poche regioni con un tasso di crescita relativamente sostenuto. Ma se guardate gli altri casi di ricostruzione, pensate al centro Italia, davvero sono casi che riguardano territori comunque in via di contrazione, in via di marginalizzazione da diversi punti di vista, e che quindi rappresentano grandi occasioni per guardare all'azione dello Stato da molti punti di vista, tema che, come sapete, sta tornando molto in questi ultimi anni. Politiche che, va sottolineato, avvengono nel caso italiano in un contesto molto, come dire, preciso nella sua imprecisione. Come sapete, non abbiamo un quadro legislativo organico che regola la ricostruzione in Italia. Ogni disastro genera una serie di atti in successione, spesso anzi in rapida successione, che guardano insieme degli aspetti delle ricostruzioni. Ovviamente non stiamo parlando di leggi, interventi legislativi che prescindono da quelli precedenti, ma comunque interventi legislativi che, facendo anche leva su cose fatte in precedenza, comunque ricostituiscono un quadro legislativo attorno però ad alcune cose che inevitabilmente caratterizzano questo quadro legislativo. Il primo è un'aspettativa diffusa di un indennizzo pubblico quasi universale da parte dello Stato, che c'è sempre nelle società locali, ovvero l'idea che lo Stato si farà carico non solo della parte di ricostruzione pubblica, ma anche della ricostruzione privata, ovviamente con dei regimi di differenziazione fra prime case, seconde case, residenti, insomma tutte cose che poi vedremo se abbiamo tempo, ma diciamo è un contesto nel quale c'è una ridotta penetrazione
dei regimi assicurativi privati che comunque in condizioni di alta rischiosità anche nei paesi in cui c'è questo tipo di penetrazione non riescono mai a coprire ovviamente l'intero patrimonio, perché sarebbe decisamente insostenibile finanziariamente per le assicurazioni stesse. Una autonomia locale molto limitata, autonomia fiscale molto limitata, è una forte dipendenza dallo Stato che implica poi la formazione di diciamo accordi di governance multilevel che vedono le società, come dire, le comunità locali, mettiamola così, i comuni, in una posizione oggettivamente di dipendenza dallo Stato. E poi, come dicevamo, il carattere un po' olistico di questi interventi. Abbiamo visto una grande varietà di interventi che caratterizzano tante aree, insomma, che riguardano tantissime aree di policy e che davvero fanno delle politiche di ricostruzione, alla fine, come dicevamo, delle politiche di sviluppo locale più complessivo. Questa la salto perché sono stato già troppo lungo. Guardiamo quindi al caso aquilano, guardando sostanzialmente a come Alessandro, scusami, però sì. Io vorrei dirti che non so gli altri, ma io sono rimasto alla diapositiva 8, Non le hai, per me non sono scorse le diapositive. Per me sì. Non so per gli altri, per te sì. Io vedo per me sì, sono scorse fino a... Allora è un problema mio, va bene così, nessun problema. Io le ho viste tutte, le vedo tutte. Ah, okay. Va bene, d'accordo, niente, va bene così, non ti preoccupare, vai avanti. E, appunto, di guardare a, diciamo, come si è consolidato il sistema della multilevel governance della ricostruzione nel caso aquilano e guardarci un po' dentro, guardare sicuramente agli attori, ai conflitti che si sono prodotti all'interno della multilevel governance. Molti conflitti si sono prodotti all'esterno e spesso alcuni attori li hanno raccolti. Il comune dell'Aquila e anche il sindaco dell'Aquila, che oggi è qui con noi, è stato anche, diciamo, un sindaco che in determinati momenti è stato un sindaco che si è associato a determinati percorsi di lotte territoriali. Noi abbiamo guardato in particolare i conflitti che si sono prodotti entro la multilevel governance come segnalatori di quelli che erano alcuni squilibri e come sono diventati dei nuovi equilibri. Nella nostra ipotesi, equilibri che sostanzialmente hanno riprodotto quelli precedenti, guardando alla fine, vedrete, agli esiti spaziali della ricostruzione, che secondo noi sono un po' un elemento di verifica per guardare a tutte queste cose, dove è andata la governance, dove sono andati gli attori, i conflitti, come si sono risolti. Rapidissimamente poi mi taccio. Questa è una slide abbastanza, diciamo, importante perché inizia a introdurre un po' questa grande macchina che è stata la governance multilivello della ricostruzione aquilana, non solo della ricostruzione ma anche della gestione della fase emergenziale, che di fatto però aveva degli elementi di ricostruzione di già al proprio interno. Abbiamo individuato tre grandi fasi: la fase della prima emergenza, che è la fase, diciamo, che ha avuto più attenzione da parte dell'opinione pubblica, la fase in cui l'attore centrale è stato oggettivamente il governo nazionale e in particolare il commissario straordinario che era Bertolaso, a capo della protezione civile, all'apice, diciamo, di una parabola della protezione civile che, come sapete, è molto discussa, di grande ampliamento dei suoi poteri, di grande rafforzamento della sua tecnostruttura e allargamento dei suoi poteri a campi, diciamo, non esattamente emergenziali, all'interno ovviamente di un rapporto che vedeva il comune coinvolto, in particolare il sindaco e l'amministrazione comunale. Cora Fontana poi dirà quali sono state, come dire, le poste in gioco essenziali, diciamo, di questa prima fase: la città temporanea e scelte di grande interesse, di grande importanza. Una seconda fase, che abbiamo definito la seconda emergenza, che è una fase, diciamo, che succede alla chiusura della fase della gestione emergenziale, con l'individuazione di due strutture, quindi ne abbiamo messa soltanto una, che è una struttura tecnica di missione che aveva una funzione di ripianificazione del territorio e che sarà affidata appunto a Gaetano Fontana del Ministero delle Infrastrutture. È una struttura di gestione dell'emergenza che sostanzialmente fa transitare il ruolo della protezione civile in questa nuova fase, perché comunque tutta una serie di attività legate alla fase dell'emergenza continuavano anche in questa seconda fase, con un modello abbastanza interessante di commissariamento, fra virgolette, diciamo, partecipativo dal punto di vista delle istituzioni locali, probabilmente una logica anche un po' di rilegittimazione dopo questa fase di grande verticalizzazione della prima fase, con l'individuazione del presidente della regione in commissario e l'individuazione invece del sindaco dell'Aquila in vice
in vice commissario di questa struttura, che comunque di questo commissariamento, che aveva in questa struttura tecnica di missione una grande, insomma, un attore molto importante. Questa è la fase probabilmente più importante, nella quale si sciolgono una serie di nodi e dopo ci veniamo. Infine, e concludo qui, la terza fase, che è la fase che ancora viviamo e che si esaurirà sostanzialmente con augurabilmente il completamento della ricostruzione, che ha una governance che è quella introdotta dalla riforma Barca, fra virgolette, promossa sostanzialmente dalla maggioranza che sosteneva il governo Monti e che vede lo svuotamento di funzione di una struttura di missione che a questo punto si diciamo emigra a Roma e diventa una struttura del governo che ha dei ruoli abbastanza, diciamo, non rilevanti, la formazione di due grandi uffici speciali, USRA per l'Aquila e un altro ufficio speciale per il cratere, la regione è ovviamente il ritorno ai pieni poteri del comune, che diventa ovviamente l'attore centrale e che condivide con gli uffici speciali attraverso dei meccanismi, sostanzialmente una commissione pareri, un governo giorno per giorno del processo di ricostruzione definito da una serie di piani di cui parlerà Cora Fontana. Abbiamo lasciato la regione Abruzzo, che per la verità è il grande assente, uno dei grandi punti interrogativi della governance della ricostruzione aquilana, perché comunque la regione con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il governo ha avuto alcune funzioni relative al programma di Start e relative alla ricostruzione e bilancio economico. Passo subito la parola a Cora Fontana, mi scuso perché in effetti ho già un po' sforato, ma mi scuso. Cora? Sì, grazie Alessandro, buongiorno a tutti, io condividerei il mio schermo. Ok, vedete, spero che si veda. Sì, ecco, ok, perfetto. Sì, buongiorno a tutti. Ecco, in maniera complementare rispetto alla slide che ha fatto vedere precedentemente Alessandro sulla governance multilivello, prima di entrare nel merito dell'intervento a cui mi dedicherò io, che verterà appunto sui piani, sugli strumenti e sulle strategie messe in campo dal periodo appena successivo al terremoto fino a sostanzialmente al 2014, penso che valga la pena di soffermarsi un minuto su questa slide, che prova a mettere in sistema appunto tutti questi strumenti che si sono susseguiti negli anni con il tempo. Se osserviamo nella sua complessità questa immagine, emergono diverse cose interessanti. Oltre alla molteplicità degli strumenti che trapelano appunto, un primo fattore interessante è che tutti gli strumenti messi in campo da subito dopo il terremoto per risolvere l'emergenza abitativa, che sono questi che vedete nella parte bassa della slide segnati in azzurro e in celeste, di fatto nati come interventi temporanei, non sono mai cessati e continuano a prolungarsi nel tempo. Un secondo fattore interessante è che la ricostruzione delle periferie è iniziata ben prima rispetto alla pubblicazione di un piano di ricostruzione, che a sua volta è stato pubblicato solamente alla fine del 2011, quindi quasi tre anni dopo il sisma. E un ultimo fattore di interesse che vale la pena far notare in questa sede è che la pianificazione del territorio di tipo ordinario è riniziata, diciamo, solamente nel 2014, in cui è stato pubblicato da parte del Comune dell'Aquila il documento preliminare del nuovo piano regolatore. Quindi diciamo che per 5 anni, dal 6 aprile del 2009 fino al 2014, e anzi fino ad oggi, perché il nuovo PRG di fatto non è ancora stato né approvato né attuato, è stata regolamentata nell'ordinario da un piano regolatore obsoleto che risale al 1979. Poi magari rispetto a questa questione, siccome tra i discussant abbiamo il professor Bernardino Romano dell'Università dell'Aquila, potrà essere interessante magari riprendere il discorso appunto sulla pianificazione ordinaria della città dell'Aquila. Quindi per comprendere l'Aquila nel 2020, dobbiamo immaginarci la città come composta da tre layer,
possiamo che definirli così, tre livelli di pianificazione che si sovrappongono e si stratificano nel tempo. Abbiamo quindi la città pianificata, alla quale si è sovrapposta la città temporanea che si è radicata nel tempo, e la città ricostruita, esito appunto del piano di ricostruzione e di tutta una serie di altri interventi. È chiaro che per comprendere la città dell'Aquila nel 2020 non possiamo non menzionare cos'era l'Aquila nelle sue condizioni iniziali, ovvero prima del 2009. E lo facciamo attraverso una breve analisi di quello che era lo strumento appunto vigente allora e vigente tuttora per il governo del territorio, che è appunto il piano regolatore generale che risale al 1979. Prima di entrare nel merito dello strumento, una cosa che già aveva premesso Alessandro e che ripeterò anche io, è che l'Aquila sostanzialmente fino al 1950, quindi fino al secondo dopoguerra, era una città policentrica con una struttura spaziale e un'organizzazione territoriale tutto sommato abbastanza semplice, composta da un centro principale, che è appunto quello del capoluogo aquilano, e tutta una serie di centri, una costellazione di centri dispersi su un territorio molto vasto di 467 chilometri quadrati, che è un'estensione territoriale che è circa 5 volte quella della città di Milano, per intenderci, e il cosiddetto comitatus che gravitava per la maggior parte delle transazioni socio-economiche sul centro del capoluogo dell'Aquila. Dal secondo dopoguerra la città dell'Aquila comincia a espandersi anche extramenia, quindi cominciano a sorgere le prime periferie, anche in corrispondenza delle nuove centralità che erano venute a crearsi appunto per il potenziamento del ruolo territoriale che aveva acquisito l'Aquila, diventando capoluogo regionale, istituendo l'ospedale e l'università e tutta un'altra serie di servizi di tipo territoriale. C'è quindi l'esigenza di un nuovo piano regolatore, di un nuovo strumento di governo del territorio. Viene appunto adottato questo piano regolatore che aveva immaginato una crescita poderosa della città. Innanzitutto, per la prima volta, si pensava alla pianificazione della città non solo all'interno appunto dei confini delle mura storiche, ma bensì anche su tutto il territorio comunale. E inoltre si prevedeva una crescita demografica della città che doveva passare, secondo le previsioni del piano, da 60.000 abitanti a 100.000 abitanti. Un'espansione di tipo industriale e un'espansione anche della città cosiddetta pubblica, quindi grandi servizi e grandi aree non edificate destinate al verde pubblico. Tutto ciò in realtà si è attuato solamente in minima parte, come spesso accade anche per altri piani, e di fatto abbiamo visto nelle slide precedenti introduttive che l'Aquila ha avuto un declino per quanto riguardava il settore manufatturiero, per cui di fatto le aree destinate all'espansione industriale non sono state veramente attuate come da previsioni. La città pubblica è rimasta attuata in minima parte. E ciò che è andato avanti invece è stata una forte espansione di tipo edilizio abitativo extramenia e un po' su tutto quanto il territorio comunale dell'Aquila. E senza entrare troppo nel merito dei dettagli, di cui non c'è tempo per approfondire, e va ricordato che al 2009, al 6 aprile del 2009, l'Aquila era di fatto una città caratterizzata da una forte dispersione insediativa, da un forte consumo di suolo e da un processo di svuotamento e sostituzione, ovvero di spopolamento del centro del capoluogo e del centro delle frazioni, delle 67 frazioni che compongono il comune dell'Aquila, e una sostituzione nel senso appunto di una grande produzione di capitale edilizio disperso sul territorio. Il 6 aprile succede il terremoto, come ben sappiamo, e dai giorni subito dopo il terremoto, mentre si cercava di fronteggiare l'emergenza,
senza avere effettivamente una stima delle dimensioni del danno, il governo centrale e nelle vesti del Dipartimento di Protezione Civile decideva di cominciare a risolvere l'emergenza abitativa attraverso uno strumento estremamente innovativo di fatto, che è il progetto case. Il progetto case che, come già menzionava prima Alessandro, di fatto costituisce forse l'unico grande esempio di pianificazione territoriale che è avvenuto da dopo il terremoto fino ad oggi. Il progetto case è dichiarato come appunto un grande progetto costituito da 19 nuove centralità sparse per tutto quanto il territorio comunale, composto da degli elementi edilizi di carattere antisismico, chiaramente, e descritti come innovativi e durevoli, quindi mai descritti effettivamente come temporanei. Di fatto sono stati, come potete vedere da questa mappa, sono stati edificati questi 19 insediamenti che distano di media 8 km dal centro, che allocano più o meno 15.000 abitanti e che occupano una superficie territoriale di circa di oltre 400 metri quadrati. Se vogliamo vedere un po' tutti questi strumenti dal punto di vista dello strumento, la strategia dichiarata, la strategia implementata e gli effetti, i primi effetti che possiamo evidenziare dalla realizzazione dei progetti case è una crescita della dispersione insediativa nel territorio comunale, la realizzazione di nuovo capitale edilizio di tipo permanente, perché poi andremo, Sara Caramaschi e Francesco Codelli ci faranno vedere le forme di questi progetti casa, e un consumo di suolo all'interno del territorio, di suolo però prevalentemente di tipo agricolo. Poiché i 19 insediamenti del progetto casa non erano sufficienti per esaurire l'emergenza abitativa, sempre nel 2009, per inciso dobbiamo considerare che tutti questi strumenti della città, che hanno costituito la città temporanea, sono stati realizzati in un arco di tempo estremamente breve, di più o meno 10 mesi, un anno al massimo. Quindi uno sforzo anche di risorse finanziarie, ma anche in generale di estrema importanza e di estrema innovazione, che non si era mai visto in altre ricostruzioni, in altre gestioni delle emergenze in seguito ad altri terremoti italiani. Quindi, poiché però appunto il progetto case non era sufficiente per risolvere l'emergenza abitativa, venne messo in campo un altro strumento, ovvero quello dei MAP, i moduli abitativi provvisori, e insieme ai MAP anche i MUSP, che sono sempre moduli provvisori, però destinati all'edilizia scolastica, alla funzione scolastica. Questi moduli previsori vengono edificati, contrariamente a quanto è successo per il progetto case, in estrema vicinanza a tutte le piccole frazioni che compongono il comune dell'Aquila. Vengono costruiti di fatto 20 insediamenti per un totale di 1273 MAP, capaci di insediare oltre 2000 abitanti, e 26 MUSP, quindi 26 edifici temporanei destinati al servizio scolastico per 5500 studenti. Di nuovo, se vogliamo evidenziare alcuni effetti emergenti della realizzazione dello strumento dei MAP, troviamo ancora un incremento della dispersione insediativa, nuovo capitale edilizio permanente, perché anche i MAP di fatto non sono ancora stati smantellati a 11 anni dal terremoto, e in questo caso anche la delocalizzazione di alcuni servizi essenziali come quello scolastico. Sempre nel 2009, poiché nemmeno i MAP insieme alle case erano sufficienti per insediare tutta la popolazione sfollata in seguito al sisma, il Comune dell'Aquila mette in campo un altro strumento, la cosiddetta delibera 58, numero 58 del 2009, che di fatto autorizzava qualsiasi proprietario di un terreno, in deroga a qualsiasi strumento urbanistico, e a prescindere dalla destinazione d'uso per cui del terreno in possesso, a costruire dei piccoli manufatti residenziali di carattere temporaneo
che dovevano essere demoliti dopo 36 mesi dalla loro realizzazione. Di fatto sono stati edificati oltre 1000 manufatti residenziali dichiarati, anche se nel documento preliminare del nuovo piano regolatore si dice che questi manufatti siano oltre 5000. Anche qua, se vogliamo evidenziare i primi effetti, di nuovo troviamo una crescita della dispersione insediativa, perché ora io non ho una mappa, però ce la farà vedere dopo Sara Caramaschi. Anche questi manufatti sono stati costruiti in maniera completamente non pianificata e non regolamentata sul territorio comunale. L'edificazione di un nuovo capitale edilizio, di nuovo permanente, perché questi manufatti ad oggi non sono stati demoliti, e per l'appunto un nuovo capitale edilizio permanente non pianificato e non regolamentato. Ora, alla fine del 2011, esattamente nel dicembre del 2011, viene pubblicato il piano di ricostruzione del centro storico e dei centri delle frazioni. È chiaro che dal 2009 a 2010, con la fine, diciamo, dell'emergenza, delle operazioni per risolvere l'emergenza abitativa, al 2012 la ricostruzione della città in qualche modo non è stata ferma, o meglio, è stata completamente ferma la ricostruzione del centro storico, dei centri storici, che erano delimitati come zone rosse, ma è andata avanti senza un piano la ricostruzione delle fasce periferiche della città. Quindi è importante anche questo da sottolineare, perché di fatto la ricostruzione delle periferie è venuta di fatto senza un piano di ricostruzione vero e proprio. Ad ogni modo, alla fine del 2011 viene pubblicato il piano di ricostruzione. Ora, questo piano di ricostruzione, di cui alcuni cenni erano già indicati all'interno del decreto ministeriale 39 del 2009, poi trasformato nella legge numero 77 del 2009, è un piano in realtà ibrido, perché non è né un piano attuativo, né un piano programmatico, né un piano strategico, ma ha degli elementi ha delle componenti di tutte e tre. Di fatto è un piano che si basa totalmente sul paradigma della ricostruzione come era e dov'era, sia che si tratti di tessuti storici e quindi magari vincolati o comunque di interesse artistico, architettonico, sia che si tratti ad esempio di queste zone che potete vedere in questa mappa in giallo e in verde, che sono di fatto dei pezzi di città addossati al centro storico, ma che presentano dei caratteri edilizi completamente diversi e più recenti, risalenti agli anni 50, 60 o 70. Quindi è da tenere in conto che il piano di ricostruzione ci dice che la ricostruzione dell'Aquila doveva essere fatta come era e dov'era, seguendo però tre ambiziosi obiettivi strategici, di fatto molto generici, che sono quelli di rivitalizzare il centro storico, superare la frammentazione della città dispersa e favorire il rilancio economico. Ora, anche parlando di questi tre obiettivi strategici, è importante notare una cosa, che in qualche modo questi obiettivi strategici stridono anche con la natura del piano, nel senso che il piano di ricostruzione si chiama appunto piano di ricostruzione del centro storico e del centro delle frazioni, quindi si occupa solo ed esclusivamente dei centri storici, però tra gli obiettivi strategici ha quello di superare la frammentazione in favore appunto della città dispersa, e quindi presupporrebbe anche di tenere conto delle periferie o comunque di tutto il tessuto disperso presente nel territorio, cosa che poi di fatto non viene mai più trattata all'interno del piano. È un piano quindi che ci dice di ricostruire l'Aquila come era e dov'era, e che ci dice di farlo per singoli edifici o singoli aggregati o piccole porzioni di città, ma senza una reale visione della città, senza una reale strategia di sviluppo della città dell'Aquila, in più con dei riferimenti urbanistici
da PRG del 1979. È chiaro che questo piano sta producendo degli effetti di vario tipo. Prima di tutto la riproduzione dell'edilizia come era e dov'era, anche di edilizia incongrua, e sia presente nel centro storico, sia presente in quelle fasce segnalate in giallo e in verde che abbiamo visto nella mappa precedente. Una ricostruzione che è fatta prevalentemente di singoli edifici privati di tipo residenziale a macchia di leopardo. Quindi all'interno dello stesso quartiere magari abbiamo degli edifici che sono stati ricostruiti, mentre altri ancora puntellati e che non sono stati ricostruiti. Degli edifici residenziali che sono stati costruiti, mentre tanti servizi ancora non sono stati riportati all'interno del centro storico, comunque dove sorgevano prima del terremoto. Altri effetti che sta producendo questo piano, e che poi andremo a vedere più nello specifico in seguito, è anche qui un aumento della dispersione urbana e una sovrapproduzione del capitale edilizio, oltre a ovviamente un processo accelerato di abbandono dei centri minori, perché mentre il centro dell'Aquila è avviato verso una ricostruzione e è avviato addirittura verso il 70% della ricostruzione dell'edilizia, per quanto riguarda i centri minori, come abbiamo visto anche nella mappa che presentava prima Alessandro, quella estrapolata dall'USRA, dove abbiamo visto tutti i tessuti colorati di rosso e di verde, i centri minori sono ancora zona rossa di fatto e completamente spopolati. Un altro strumento messo in campo in qualche modo sempre nel 2012 è il documento finale del piano strategico, mai convertito effettivamente in un piano strategico, e che si rifaceva che si rifà in gran parte agli obiettivi strategici e ai contenuti del piano strategico che era stato pubblicato appena prima del terremoto e che in qualche modo ricalca anche gli stessi tre obiettivi strategici del piano di ricostruzione, quindi la rivitalizzazione del centro storico, e il centro storico torna ad essere il cuore della vita sociale della città, il superamento della frammentazione garantendo una buona qualità urbana e sociale della città policentrica e favorire il rilancio economico attraverso quello che il piano definisce come vocazioni profonde e nuove opportunità. Il piano strategico, questo documento finale del piano strategico, fa uno sforzo in più rispetto al piano di ricostruzione in termini di visione strategica della città e cerca di mappare quattro categorie di piani strategici, quelli che vengono definiti come progetti sistemici, quello che riguarda per esempio la rete dei sottoservizi, progetti di iniziativa privata, progetti di iniziativa pubblica e progetti cosiddetti intangibili, che dovrebbero essere progetti immateriali che cercano di ricucire anche i tessuti sociali appunto della città. Ora non abbiamo il tempo di scendere nel merito dei dettagli di questi piani, di questi progetti strategici. Vale la pena però di dire che come per il piano di ricostruzione, anche il documento finale del piano strategico, tra la strategia dichiarata e la strategia effettivamente implementata, c'è una forte differenza, perché di fatto, andandole ad analizzare, i piani strategici, di fatto, nella loro quasi totalità, altro non sono che demolizione e ricostruzione di alcuni tessuti residenziali, di fatto. Questo era un po' per avere una panoramica degli strumenti. È altrettanto interessante provare a rileggere tutti questi strumenti dalla parte degli attori che ne hanno diretto di fatto la governance. E a questo punto passerei la parola a Grazia Di Giovanni. Grazie. Grazie Cora, buongiorno a tutti. Per questioni tecniche, diciamo, Cora guiderà la presentazione e mi farà insomma da supporto tecnico. E, sì, sicuramente insomma, la nostra intenzione è quella di darvi una panoramica
di questa complessa varietà di attori, strategie e strumenti che comunque sicuramente è già emersa anche da quanto detto da Cora e da Alessandro, che hanno guidato e che continuano ovviamente a guidare questa ricostruzione. Abbiamo ovviamente una prevalenza di attori statali diversificati e di attori locali, in primis i sindaci, che hanno ovviamente operato tutti attraverso gli strumenti che sono propri a ciascun attore, quindi ovviamente leggi, ordinanze generali per quanto riguardava gli attori nazionali e invece pianificazione comunale, delibere e avvisi municipali per quanto riguarda gli attori locali. E ovviamente il peso e il ruolo degli attori nazionali è stato prevalente nella prima fase, nella fase diciamo 2009-2012, ma è importante sottolineare che comunque la voce dei sindaci è stata comunque una voce presente anche nella definizione in realtà di quelle che erano le strategie generali, attraverso anche proprio la forma di opposizione alle strategie stesse, perché ad esempio, riprendendo quanto anche illustrato da Cora, l'opposizione granitica di molti sindaci ai piani di ricostruzione intesi come strumenti urbanistici prescrittivi ha di fatto portato ad una riformulazione della norma che ad esempio ha reso possibile l'interpretazione dei piani come strumenti strategici a partire dal 2012. Quindi ovviamente un cambiamento che è radicale, se pensiamo alla natura dello strumento. Ovviamente vogliamo soffermarci solo su alcuni punti centrali, essendo appunto questo mosaico molto complesso, quindi chiederei ancora di andare avanti. E per non insomma sovrappormi troppo con quanto hanno già detto Alessandro e Cora, diciamo questo schema cerca un po' di far capire pesi e modalità tra fase di emergenza 2009-2012 e l'amministrazione diciamo cosiddetta ordinaria che parte nel 2012. Della forza dello Stato centrale e dell'assenza della regione ha insomma già parlato Alessandro. Risottolineiamo l'importanza di questa struttura tecnica di missione che era guidata da un ex dirigente molto importante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Gaetano Fontana, che era un po' diciamo il soggetto ponte tra le istituzioni locali e quelle nazionali e che rappresenta sicuramente un soggetto molto importante della prima governance anche nella scelta, nella proposizione più che nella scelta di politiche appunto di ricostruzione intese come politiche di sviluppo territoriale, che è un punto di vista che in realtà verrà anche ampiamente contestato a volte dai sindaci. E un altro un punto interessante di questa governance che non è stato detto finora, secondo me è anche un po', soprattutto per chi non conosce il sisma aquilano, è il ruolo del cratere, perché appunto questo sisma va a colpire altri 56 comuni oltre il comune dell'Aquila. Noi non ci soffermiamo sul cratere per questioni anche proprio di tempo, ma i comuni del cratere vanno a riunirsi in aree omogenee. C'è anche un'immagine nelle slide precedente e anch'esso secondo noi è un po' una storia nella storia di questa ricostruzione e rappresenteranno anche queste aree omogenee delle arene interessanti sulla governance e sui meccanismi della ricostruzione. Un altro soggetto fondamentale ascendendo più di scala sono a nostro parere i condomini e i consorzi e ovviamente poi anche i loro progettisti, perché sono i soggetti che di fatto producono in qualche modo la ricostruzione tangibile, essendo poi l'edificio isolato, nel caso al di fuori del centro storico, e l'isolato urbano, l'aggregato diciamo per quanto riguarda il centro storico, le unità fisiche minime della ricostruzione. E se il ruolo e le modalità di organizzazione dei condomini sono normati dal codice civile in Italia, i consorzi invece hanno un'organizzazione ovviamente che è strutturata dall'esigenza della ricostruzione stessa. Sono guidati da un presidente o da un procuratore speciale a seconda della, anche proprio della genesi del consorzio
e rappresentano la forma obbligatoria per la ricostruzione in centro storico, la forma insomma di aggregazione dei proprietari. E le dinamiche dei consorzi rappresentano delle dinamiche fondamentali per capire la ricostruzione edilizia e quindi la progettualità poi della ricostruzione sul territorio. Un po' come ha già detto, già hanno detto insomma Cora e Alessandro, le strategie della prima fase comuni a tutti i soggetti di questo mosaico sono l'emergenza abitativa, che però è importante sottolineare, come diceva Cora, che è un'emergenza abitativa che è indotta dal danneggiamento, non è un'emergenza abitativa né strutturale né preesistente al sisma. E poi la ricostruzione fisica della città, ma intesa proprio come ricostruzione privata, sempre nell'ottica dell'emergenza abitativa, nell'ottica di favorire il rientro a casa delle popolazioni, che era ovviamente un obiettivo imprescindibile. Questo però è anche il momento della genesi delle grandi visioni strategiche, è il momento della genesi dei piani di ricostruzione, visioni strategiche e piani di ricostruzione spinte soprattutto dalla STM, anche tentativi di progetti urbani che vedremo anche proposti alla scala comunale, ma che in realtà hanno degli scarsissimi esiti fisici. Hanno una storia generalmente sempre molto complessa per questioni economiche, burocratiche, amministrative e tecniche, che di fatto poi porta ad una loro non attuazione. Da settembre 2012 si chiude la fase di emergenza. Con il ritorno all'amministrazione ordinaria cambiano alcuni soggetti, ma in realtà c'è anche una certa continuità, perché sicuramente il ruolo delle autorità locali, ma dei sindaci in particolar modo, diventa molto più centrale, ma lo Stato non scompare. Ad esempio l'introduzione dei nuovi uffici speciali di supporto tecnico ed economico alla ricostruzione è anch'esso un'introduzione di un soggetto non ordinario, a differenza di quanto volevano molti sindaci, che avrebbero preferito un'iniezione di personale nelle proprie strutture, nei propri uffici tecnici, nei propri insomma strutture amministrative dell'amministrazione ordinaria, e rappresenta un po', volendo forse, qualcosa che ci può ricordare forse come ambizione quella che era un po' la struttura tecnica di missione, e, seppur appunto in una maniera molto più orientata a istruire le pratiche e il meccanismo della ricostruzione. Cosa cambia in maniera forse un po' più netta è la crescita, almeno a livello di dibattito, del tema della ricostruzione socio-economica, che è un tema che invece fino alla chiusura della fase di emergenza è un tema molto meno difeso, anche diciamo un po' da tutti i soggetti, meno forse essendo sopraffatti dal bisogno di ricostruzione, viene messo un po' da parte, che invece è un tema che diventa più importante centrale nel dibattito e comincia anche a essere oggetto di linee di finanziamento dedicate, anche se, come mostravano i dati di Alessandro, ad una scala molto diversa e molto inferiore rispetto al finanziamento della ricostruzione privata. Se Cora può andare avanti. Vogliamo sottolineare alcuni aspetti che sono secondo noi molto particolarmente interessanti di quella che è stata l'attuazione tangibile delle strategie della ricostruzione, partendo dalla scala urbana che ci ha introdotto Cora, fino a scendere ad una scala un po' più minuta, proprio la scala edilizia. Allora, la città è andata a due velocità. Il centro storico da una parte molto più danneggiato, più complesso, quasi congelato nelle more della definizione delle norme necessarie allo stesso, tipo appunto i piani di ricostruzione che ricordiamo riguardavano esclusivamente i centri storici, e il resto della città dove invece l'attuazione è stata realizzata rapidamente e massicciamente attraverso interventi diretti appunto per singoli palazzi, per singoli condomini e unità edilizie, come secondo le OPCM emanate dal 2009 e il 2011, quindi in realtà uno strumento di natura di genesi nazionale, quindi molto lontano dal territorio, e rispondendo poi a un piano urbanistico, un regolamento edilizio trentennali e quindi diciamo di fatto superati, di fatto obsoleti. Un altro punto chiave di questa ricostruzione a cascata è il meccanismo tecnico e giuridico della ricostruzione stessa, ossia i finanziamenti vengono definiti come indennizzo del danno, infatti sono dipendenti dal nesso di causalità
tra danno e compensazione. Danno che in questa prima parte, dove il meccanismo della ricostruzione è gestito dalla filiera Cineas Reluis Fintecna, che appunto verifica la ammissibilità del contributo e la, ovviamente la correttezza della, del progetto, sono appunto il riconoscimento del danno che è dato proprio dall'esito di agibilità. Quindi sono dei finanziamenti volti a non a ricostruire il tessuto edilizio, ma sono volti a ripristinare un diritto leso. Ciò influenza fortemente la natura del contributo, quindi che viene erogato in maniera diversa, ad esempio se è una prima casa o una seconda casa, se è un esito E o se è un esito B, dando molta meno attenzione al progetto, in realtà, di ricostruzione, e quindi influenza la definizione del contributo, influenza fortemente il progetto, perché il progetto dipende dal budget, essendoci generalmente, insomma, anche a detta di tutte le nostre interviste che abbiamo fatto in questi anni, grande resistenza da parte degli abitanti a inserire a altri fondi personali per dei progetti edilizi di costruzione magari più trasformativi, rispetto invece a sfruttare al 100% esclusivamente il contributo statale. Di conseguenza, le modalità attuative stesse vanno a agevolare una riproduzione dello stato pre-sisma anche alla scala edilizia. Non è solo la volontà, o difesa da alcuni ovviamente con le loro motivazioni, di volere una ricostruzione com'era e dov'era, ma anche le norme in realtà danno poco spazio di cambiamento. Mentre la ricostruzione privata ha una grandissima corsa sin dall'inizio, la progettazione urbana, sia pubblica che mista, è invece in grande affanno, perché non è agevolata non solo a livello finanziario, ma anche proprio dalle norme. Se già le norme ordinarie che regolano l'opera pubblica in Italia non brillano per rapidità, nemmeno la macchina post-sisma ne fa un vero focus della propria azione. E di conseguenza anche delle aspirazioni trasformative, che erano a volte dichiarate anche nei piani stessi, in quello dell'Aquila, ma anche di altri comuni, vengono spesso accantonate per la complessità procedurale che richiedevano. E come appunto accennavo, la ricostruzione del centro storico è inscindibile dal meccanismo condominiale e consortile, cioè centro storico soprattutto consortile, ossia essendo il tessuto urbano storico tipico delle città italiane fatte per aggregati edilizi, il consorzio diventa il soggetto della ricostruzione, che a sua volta ha all'interno condomini e singoli proprietari. Se i progetti trasformativi rispetto allo stato pre-sisma sono comunque difficili in questo caso, perché hanno bisogno di un consenso molto ampio fra i proprietari, a volte nemmeno basta la maggioranza, ma serve l'unanimità, è molto ovviamente difficile arrivare ad un consenso su un progetto che è molto diverso da quello che era lo stato iniziale degli immobili. Ovviamente ciò si complessifica quando parliamo dei centri storici, dove si aggiunge tutta la complessità delle norme edilizie, dei vincoli, delle tutele caratteristiche dei centri di queste zone. Era possibile ovviamente portare delle trasformazioni in questi ambiti attraverso piani di recupero e progetti unitari, che appunto però richiedono delle definizioni progettuali ulteriori rispetto alla ricostruzione, diciamo, dello stato dei luoghi. Richiedono il piano, la progettazione del piano di recupero o del progetto urbano, richiedono un maggiore, ovviamente, anche una procedura più complessa di approvazione da parte degli uffici tecnici preposti, che spesso erano anche non adeguatamente pronti in termini anche proprio di norme in loro possesso per gestire questo genere di trasformazioni, e di conseguenza molto spesso questo stato, diciamo, di complessità sia economica che burocratica ha di fatto scoraggiato sia i proprietari che i progettisti in molte occasioni a condurre una ricostruzione che non fosse una ricostruzione identica allo stato pre-sisma, ma che fosse invece una ricostruzione che avesse un'ambizione trasformativa. Di conseguenza ci ritroviamo quasi ad una ricostruzione come era e dov'era per legge, non solo per interessi o per maggiore anche preferenza degli stessi proprietari.
Cambia un aspetto interessante, cambia anche la filiera, le due fasi, la filiera della ricostruzione, del finanziamento. Questa filiera Cineas Reluis Fintecna viene smontata dall'introduzione degli uffici speciali e da un modello parametrico che va a valutare il progetto in maniera più attenta, in cui ovviamente l'esito di agibilità è importante, ma subentrano studi sulla vulnerabilità degli edifici e quindi il progetto come va a ridurre la vulnerabilità sismica degli edifici, che rappresenta a sua volta un aspetto molto di dettaglio, però vogliamo insomma accennarlo. Se puoi andare avanti, Cora, queste sono, diciamo, un'immagine semplicemente che racconta un po' questa, riepiloga un po' questa narrazione. Nell'immagine di sinistra vediamo appunto come in realtà tutta la zona della prima periferia dell'Aquila sia stata ricostruita di fatto con le opere del 2009-2008. Il modello parametrico, che è del 2013, riguarda di fatto quasi esclusivamente i centri storici. Questo ci dà sia un'idea di come sono state ricostruite il patrimonio edilizio e anche dei tempi. Questa poi c'è l'immagine appunto della subzonizzazione del piano di ricostruzione dell'Aquila e che, come accennava Cora, negli ambiti B e C permetteva, auspicava la presentazione di progetti unitari, di progetti urbani anche trasformativi del tessuto edilizio, ma dove non ci si è mai riusciti quasi. Riporto sotto un planivolumetrico del progetto unitario Banca d'Italia, che ha una lunga storia, non abbiamo i tempi, ma un aspetto molto interessante è che era un progetto voluto dal comune, voluto dai proprietari, ma che ha avuto degli esiti, non ha avuto praticamente alcun esito, essendo la complessità delle norme ordinarie e delle norme straordinarie della ricostruzione, dei meccanismi di finanziamento tali da portare ad un'immobilità della procedura, che pare si sbloccherà solo perché il comune subentrerà fondamentalmente ai costruttori in quanto riguarda ad esempio la costruzione di questa piazza centrale, che ovviamente non esisteva prima del terremoto, che veniva proposta dai progettisti e dai proprietari. L'intervento del comune, che realizzerà questa piazza come opera pubblica e non più quindi come onere dei costruttori, sembra sarà l'unica cosa che permetterà a questo progetto forse di vedere la luce. Questo è un esempio insomma di quelli che poi sono, se puoi andare avanti ancora, i conflitti insomma che emergono da una governance molto complessa, da una norma molto complessa, che però si scontra anche con la complessità della norma ordinaria. Di fatto, in qualche maniera, possiamo dire che la città dell'Aquila è stata quasi forse riprodotta più che ricostruita in qualche modo. Al di là appunto dei diversi rapporti di forza degli attori in mutazione, quindi fra le pubbliche amministrazioni centrali e locali, la loro collaborazione, i loro strappi, che hanno sicuramente rappresentato un conflitto fondamentale di questa governance, la natura giuridica degli strumenti straordinari ha avuto degli effetti chiari. Il fatto che i piani di ricostruzione fossero stati limitati ai centri storici, il fatto che la ricostruzione sia stata pensata come un indennizzo del danno e non come un contributo alla riedificazione urbana, ha di fatto portato ad una riproduzione della città più che una vera ricostruzione che ambisse ad una ristrutturazione urbanistica. E lo stesso dicasi per il rapporto fra norme ordinarie e norme straordinarie, che appunto non ha mai agevolato ambizioni di trasformazioni. E porto solo un esempio per concludere dei conflitti, arrivando appunto alla scala edilizia più minuta, ad esempio per le demolizioni e ricostruzioni volontarie degli edifici, quindi laddove non erano obbligate dalle norme, era necessario l'unanimità dei proprietari. Quindi interi aggregati si sono ritrovati costretti ad intervenire come forme di riparazione e non di sostituzione edilizia, nonostante
i valori di mercato degli edifici demoliti e ricostruiti sia maggiore, perché vengono comunque percepiti molto spesso come edifici più sicuri. Lo stessa cosa, ci sono stati casi di addirittura di ricorsi al TAR per separare gli aggregati, questa è una foto che è un esempio, o anche l'ammodernamento tecnologico degli edifici, ad esempio inserire un ascensore all'interno di un palazzo multipiano portava a dei conflitti tali tra i proprietari, che gli stessi progettisti erano fondamentalmente costretti a ricostruire gli edifici come erano, anche ricostruendo nelle lacune distributive e le lacune architettoniche preesistenti, perché era l'unico modo per far procedere la pratica e andare avanti. Questo è un esempio, appunto, siamo passati ad una microscala che però insomma sembrava interessante, essendo insomma aspetti e conflitti molto minuti ma molto concreti, perché sono emersi moltissimi delle nostre indagini sul campo. E io ripasserei la parola a Cora. Sì, non so Alessandro se abbiamo i tempi per andare un po' avanti. Direi che siamo già, ahimè, in ritardo, quindi concludiamo rapidamente questa parte. Tra l'altro dovreste vedere forse il... No? No, vabbè, Cora, se puoi diciamo rapidamente... Cora, la presentazione? Sì. Ok, perché non la vedo più. Ah, ok, gli altri la vedono? Io no. No, non so. Cora non c'è, devi ricondividere lo schermo. Ah, ok, non avevo... Okay, no, non vediamo. Comunque, rapidamente, diciamo, scusate, ci siamo molto... Pensavamo di aver fatto quelli bravi, avevamo fatto anche delle cose, evidentemente ci siamo sopravvalutati anche questa volta. Rapidamente per concludere nella presentazione, poi comunque vi lasciamo questi materiali, c'è un po', diciamo, qualche corredo fotografico che sostanzialmente ripercorre i ragionamenti fatti da Cora e da Grazia. Volevo soltanto dire due cose in conclusione. Cora, se puoi andare alle ultime slide, ecco, diciamo alcune delle cose dette da Cora e da Grazia un po' si riflettono, diciamo, in questa slide che abbiamo preparato e che ripercorre un po' la serie di conflitti e come questi conflitti sono stati, diciamo, risolti, che hanno in qualche misura a partire dal 2009 e sostanzialmente per il 2012-2013 risolto tutti i grandi oggetti anche un po' negoziali della ricostruzione nella direzione appunto descritta da Cora e da Grazia. Ci riferiamo in particolare a 4-5 conflitti che sono quelli collocati nella parte inferiore delle tabelle. Abbiamo detto una delle grandi questioni è stata la definizione di quale fosse lo status, diciamo, giuridico dei fondi per la ricostruzione. Su questo c'è stata chiaramente un'alternativa tra un approccio, diciamo, più pubblicista che vedeva l'ipotesi di stanziamenti che non fossero indennizi, che quindi vedessero anche un ruolo del pubblico più attivo e che trasformassero il cantiere della ricostruzione aquilana essenzialmente in un grande cantiere pubblico con procedure pubbliche, cosa che avrebbe inevitabilmente avuto dei riflessi anche sull'altra grande questione che è stata richiamata, cioè la natura della pianificazione. Abbiamo visto un ruolo della regione assolutamente latitante, che per esempio diversamente dall'Emilia non è intervenuto con della legislazione urbanistica che sostenesse la ripianificazione del territorio, ma degli strumenti come il piano di ricostruzione, che non era un piano conformativo e che di fatto si proponeva come lo strumento che attuava questa ricostruzione per indennizzo dei proprietari privati. Anche questa è stata, come dire, un oggetto di discussione e di conflitto da diversi punti di vista, che si risolve dopo il 2012, cioè in realtà si risolve già nel 2009 con la legge sulla ricostruzione, che, come ci ricordava un partecipante, riguardava necessariamente la ricostruzione dei centri storici, quindi era una decisione nazionale, quella di limitare la pianificazione della ricostruzione, anche se pianificazione proprio non era ai centri storici. Quindi il ruolo, diciamo, il profilo del piano della ricostruzione è stato un'altra grande questione. Poi ovviamente altra grande questione che non abbiamo tempo di ripercorrere è stata quella della definizione, come dire, dei criteri attraverso i quali si calcolavano gli indennizi e quindi si finanziavano i progetti. Grazia ha già detto da questo punto di vista molto, ed è un terreno di ricerca, poi lo riprenderemo, molto scivoloso, che implica anche una certa consapevolezza tecnica,
e che secondo noi è uno dei grandi temi per chi si approccia a fare ricerca in contesti post ricostruzione. L'ultima slide, Cora, per cortesia. Emergono secondo noi alcune caratteristiche, insomma, guardando l'esperienza aquilana, alcune caratteristiche che diciamo descrivono come questo complesso sistema di multilevel governance a un certo punto ha raggiunto la sua identità, il suo equilibrio definitivo. Da un primo punto di vista, un aspetto importante è che la pianificazione spaziale si è a un certo punto è diventata una sorta di arena vuota, di arena che nessuno voleva popolare. Non la voleva popolare lo Stato centrale, nel senso che dopo il 2012, diciamo, l'enfasi sull'idea che si potesse arrivare a forme di ripianificazione abbastanza ambiziose viene sostanzialmente abbandonato. Anche a livello locale si crea un consenso per questa forma di piano di ricostruzione come sostanzialmente piano di fabbricazione, è vero, con il sistema degli avvisi pubblici che aveva permesso queste aree ai margini che potevano essere oggetto di una pianificazione attuativa che, diciamo, più complessa, che avrebbe potuto ridefinire i diritti proprietari, ma i cui esiti, come abbiamo visto, sono abbastanza discussi, non è discussi, ahimè, sono abbastanza non esiti, diciamo. Su questo Marco Morante, un architetto aquilano molto attento a questi temi, ha fatto delle interessanti lezioni su Facebook durante il lockdown, e ci viene da dire che lo stato che emerge è uno stato da un certo punto di vista molto prodigo, perché certo non si può dire che, personalmente da cittadino dico come giusto, la fiscalità generale abbia dimostrato un grande, insomma, una grande volontà di solidarietà nazionale nei confronti di un territorio colpito da un sisma, mobilitazione di risorse che però è stata associata ad un livello di, come dire, progettualità e di visione da parte dello Stato, delle strutture dello Stato, abbastanza limitato. Cosa che ci fa dire che essenzialmente, prendendo anche un po' di letteratura interessante da altri ambiti, abbiamo a che fare con uno Stato prodigo, senza dubbio, che mobilita le risorse finanziarie, che si confronta nell'ambito di questa multilevel governance, che ha avuto anche dei momenti di conflittualità molto intensi, con una società locale che si organizza nella forma di una grant coalition, ovvero una coalizione tra attori locali che ha come obiettivo quello di ottenere una grande mobilitazione finanziaria con un grande margine di autonomia. Con un grande margine di autonomia che però, diciamo, in gran parte si è risolto, come si diceva, nella riproduzione dei disequilibri esistenti. L'ultima cosa che voglio dire sullo Stato, lo Stato non è sempre stato, come dire, undemanding, cioè con poche richieste. C'è stata una prima fase molto discutibile, che è stata anche oggetto di conflittualità, nella quale si abbozzava uno scenario molto diverso, uno scenario che vedeva appunto un forte ruolo dello Stato, delle sue tecnostrutture, si veda Fintecna, per esempio, nell'acquisizione di patrimonio e nella promozione di programmi immobiliari nel centro storico, la creazione di un fondo immobiliare nel dopo sisma, che vedeva lo Stato acquisire un patrimonio invenduto da parte di costruttori e attori di funzionalizzazione temporanea, con anche questo discorso che per la verità non è mai stato poi, diciamo, formalizzato, sull'idea di una rifunzionalizzazione dell'Aquila come un'area urbana nuova, che è anche legata all'idea della New Town, che fu sventata anche per intervento del sindaco, l'idea di una, diciamo, di un'Aquila che diventava sostanzialmente un pezzo del sistema urbano romano attraverso questa grande mobilitazione delle strutture statali. Quindi non sempre unambitious lo Stato, non sempre poco ambizioso, ma quel progetto, ovviamente controverso, non è mai stato realizzato. Allora, io mi fermo qui, mi scuso infinitamente del nostro ritardo di mezz'ora, che è un ritardo importante, proporrei a questo punto, per non togliere spazio agli interventi successivi, e di nuovo mi scuso anche con Francesco e con Sara, di non fare le domande ora, di non fare, mi dispiace, neanche la pausa, sono desolato, e di passare alle comunicazioni di Sara Caramaschi e Francesco Chiodelli, che davvero concludono questo quadro, poi domande e la tavola rotonda. Ottimo, ok. Vedete la presentazione? Sì, sì. Perfetto. Bene, allora, ben trovati nuovamente. Io sono Sara Caramaschi, ricercatrice postdoc nell'area di scienze sociali presso il Gran Sasso Science Institute dell'Aquila,
insieme a me Francesco Chiodelli, professore associato in geografia economica e politica presso l'Università degli Studi di Torino. Questa seconda parte di seminario vuole un po' ripercorrere gli ultimi 11 anni di vicende urbanistiche edilizie, quindi scendiamo un po' di scala rispetto alle presentazioni precedenti, attraverso un focus sulle condizioni del patrimonio abitativo. Io e Francesco vi illustreremo un po' sinteticamente, cercheremo di essere molto veloci, le conseguenze più significative che emergono oggi dalle azioni riparatrici attivate all'Aquila nel post-sisma. Il nostro... Perché non funziona? Ok, il nostro racconto è l'esito di un progetto di ricerca più ampio attivato lo scorso anno presso il Gran Sasso Science Institute, e collaborano con noi in diversa forma e su diversi aspetti di questa ricerca colleghe e colleghi di altri atenei. La ricerca sta di fatto mappando le condizioni di abbandono, inutilizzo, abusivismo e illegalità del patrimonio abitativo. E L'Aquila è stato il primo caso su cui ci siamo concentrati e attraverso un rigoroso processo sia di raccolta dati, georeferenziazione, analisi quantitative ma anche qualitative, quindi anche un intenso lavoro sul campo con interviste a diversi stakeholders, abbiamo in qualche modo letto criticamente questo territorio e le trasformazioni che l'hanno interessato. La vera domanda è perché ci preme raccontarvi e interpretare lo stato del patrimonio abitativo, ma potremmo anche ampliare questo ragionamento al patrimonio edilizio in generale. La risposta è che attorno al patrimonio residenziale si condensano oggi senza dubbio molte questioni problematiche che a nostro avviso interessano sicuramente l'Aquila, ma anche l'intero territorio nazionale. Il quadro aquilano è eccezionale, come avrete capito, per le dinamiche e anche per i tempi in cui questi fenomeni, no, di dismissione, abbandono, ma anche inutilizzo che oggi interessano gran parte, diciamo, un numero importante di patrimonio abitativo, sia straordinario che ordinario, e rappresenta per noi l'Aquila un osservatorio ideale per processi che insistono o che insisteranno nel prossimo futuro anche a scala più ampia o in contesti di fragilità territoriale. Per inquadrare la nostra riflessione affronteremo prima lo stato del patrimonio abitativo, ordinario e straordinario, quindi quello che vi hanno raccontato i colleghi in precedenza, delineando quegli elementi costitutivi e quelle condizioni attuali che a nostro parere mettono a fuoco alcuni problemi di interesse. In seguito Francesco riporterà all'attenzione alcuni temi e questioni che vanno ben oltre i confini di questo territorio e che possono avere valenza non locale, quindi essere fenomeni che investono il nostro paese in determinati contesti geografici. Ma torniamo all'Aquila. Come molte altre città italiane, l'Aquila ha seguito una traiettoria di intensa attività edilizia che vi hanno già illustrato, già descritta da Cora in precedenza. Secondo alcune stime, il 75-80% dello stock residenziale è goduto in proprietà dagli occupanti, segnale di fatto del formidabile stimolo all'accesso alla proprietà della casa avvenuto nel tempo in questo territorio. Tuttavia l'Aquila antesisma, quindi prima del 2009, seguiva da decenni, come avrete capito, una traiettoria di sviluppo molto debole, segnata in particolare dall'affievolirsi delle sue capacità sia attrattive che generative, dall'abbandono anche e obsolescenza del patrimonio storico, abitativo storico, e anche dallo spopolamento dei centri minori. A questo si sono aggiunti dei mutamenti non solo nella composizione della popolazione, ma anche nella geografia insediativa, che come avete visto si è in qualche modo piano piano localizzata nelle zone periferiche che accoglievano il 65% della popolazione. Il centro storico ospitava principalmente le funzioni amministrativo-direzionali e la residenza di circa 13.000 studenti universitari. Il sisma del 2009 ha colpito prevalentemente con estrema violenza il comune dell'Aquila, distruggendo oltre 10.000 edifici e rendendo praticamente inagibili, parzialmente o totalmente, quasi il 50% del restante stock. Capite quindi che al seguito di questo evento sismico l'insediamento urbano nel suo complesso ha subito ingenti danni fisici ma anche funzionali, tali da condurre all'interruzione di tutte le funzioni presenti, tutte le funzioni urbane presenti, compresa la residenza.
vengono dichiarati, come vi hanno già detto, inagibili tutti gli edifici di qualunque specie nel territorio comunale e viene istituita la zona rossa nel centro storico cittadino. In seguito, quanto vi hanno raccontato, soprattutto grazie nella sua precedente relazione, il commissariamento, cioè diciamo, la fase dell'emergenza, il commissariamento, il rientro dal regime straordinario a quello ordinario, hanno segnato profondamente le scelte e le dinamiche successive della ricostruzione. Inoltre i meccanismi burocratici che sono stati in qualche modo questi strumenti che sono stati attuati e scelti hanno imposto non solo il ritmo della ricostruzione ma anche l'obiettivo primario, ovvero la casa. La ricostruzione privata non funziona, ecco. La ricostruzione privata rappresenta la prima direttrice, forse anche la più esosa per le casse statali, sulla quale si muovono non solo i processi finanziari e amministrativi. Infatti, sebbene la ricostruzione privata abbia proceduto in modo costante, come avete visto dagli schemi che vi ha mostrato Alessandro, e anche a un ritmo abbastanza sostenuto, i meccanismi già citati in precedenza hanno attivato e accelerato dei processi che hanno indebolito alcune porzioni del patrimonio immobiliare abitativo e più in generale hanno indebolito la struttura fisico-spaziale della città. La modifica infatti improvvisa dell'assetto urbano e l'intensità della ricostruzione di alcune zone a discapito di altre hanno portato a una veloce redistribuzione della popolazione, alla delocalizzazione delle attività e dei servizi, di cui non abbiamo tempo purtroppo di parlarvene, anche a nuovi equilibri, a una nuova organizzazione non solo insediativa ma spaziale. Alcuni aspetti meritano di essere ricordati nuovamente per inquadrare ancora meglio lo stato del patrimonio abitativo oggi. Innanzitutto che la ricostruzione privata, come avrete capito, ha interessato dapprima le periferie, un territorio grande quasi 500 km quadrati e composto da decine di frazioni. Destino diverso hanno avuto i centri storici che sono spesso passati nell'ombra e in qualche modo nonostante questi luoghi fossero i territori più danneggiati e con un patrimonio anche storico-artistico e di un capitale anche se vogliamo importantissimo per l'identità della popolazione che vi risiedeva. Destino diverso ha avuto anche il solco, diciamo, il nodo della ricostruzione pubblica, ve ne hanno già in qualche modo parlato. Questi fenomeni, l'insieme di questi processi che la ricostruzione ha attivato e ha avviato, ha aggravato non solo la polarizzazione territoriale, ma le scelte insediative della popolazione e quindi lo stato e la condizione di utilizzo del patrimonio. Questa mappa che vi aveva già mostrato Alessandro è molto importante perché mentre oggi il processo di ricostruzione, come vedete, si sta piano piano consolidando, L'Aquila è entrata in una fase critica della sua, se vogliamo, corrente storia urbanistico-edilizia. La ricostruzione privata ha infatti interessato circa 17.200 unità immobiliari, di cui vi do qualche numero, 6.600 nel capoluogo e più di 10.500 edifici nelle frazioni, unità immobiliari nelle frazioni. La ricostruzione della periferia è praticamente conclusa, come vedete. Il numero totale degli abitanti abbiamo capito che è rimasto stabile nonostante i dati, come dire, non ci diano una fotografia precisa di chi risiede effettivamente all'interno di questo territorio o chi invece, come dire, è domiciliato all'interno della regione o addirittura in altre regioni. E quindi, come dire, tutto ciò all'interno di un'ormai consolidata diminuzione della reale domanda abitativa. Perché come abbiamo capito gran parte delle persone sono proprietarie dell'immobile in cui risiedono. È una ricostruzione che ha di fatto aumentato lo stock abitativo disponibile, perché come immaginerete la ricostruzione ha portato alla ricostruzione anche di edifici che pre-sisma erano vuoti, inutilizzati, magari obsolescenti, o addirittura a porzionamenti del capitale storico, del patrimonio storico, che appunto non aveva più la capacità di attrarre una domanda e di rispondere quindi alle esigenze della popolazione odierna. L'insieme di la mappa e tutti questi dati che vi sto citando un po' velocemente, mi scuso, ma che vi danno un po' il quadro della situazione aquilana, mettono in luce uno scenario di crescita
crescente dismissione, marginalizzazione, abbandono e anche inutilizzo di porzioni importanti del patrimonio ordinario. Questo è visibile nel momento in cui ci si cala un po' all'interno della città, e ora vi farò vedere una carrellata di immagini che vi raccontano come il solco tra i centri storici, le periferie e le frazioni abbiano in qualche modo determinato delle forme delle forme dell'abitare che si sono consolidate in alcune zone, come per esempio nelle zone ormai dove la ricostruzione è terminata da qualche anno, zone del centro storico in cui la ricostruzione sta avanzando e di fatto, nonostante molti edifici siano terminati, in molti casi non sono abitabili, non sono occupabili nell'immediato futuro per la vicinanza a cantieri in corso o per la mancanza di finiture interne, e un numero importante dello stock abitativo del centro storico che invece non riesce a trovare un imminente mercato. Chiaramente, ripeto, il centro storico in qualche modo racconta una storia di una ricostruzione che è arrivata in ritardo per i motivi che vi hanno già citato in precedenza, e parlare di ricostruzione ci mette anche in luce il non ricostruito, ovvero quelle zone, appunto quelle aree marginalizzate, comunque non ancora in qualche modo dove gli interventi non sono ancora iniziati. Addirittura nelle frazioni abbiamo i primi fenomeni di abbandono e anche di rovina del patrimonio che in qualche modo probabilmente non verrà mai ricostruito per quelle traiettorie che vi nominavamo prima di spopolamento e di anche in qualche modo incapacità di attrarre nuova popolazione. Alcuni dati sul non ricostruito. Patrimonio privato e abitativo privato ancora oggi non è stata ricostruita, alcuni interventi sono ancora da avviare o in corso, e a questi si aggiungono, come dire, vi ha già citato prima Alessandro, gli oltre 500 alloggi equivalenti, ovvero questi alloggi acquisiti dal comune da parte di privati che hanno deciso di non in qualche modo procedere alla ricostruzione. Diverso destino ha avuto il patrimonio pubblico che, come avrete capito, è marginale rispetto a uno scenario in cui la proprietà privata è molto forte ed è molto presente, anche diciamo culturalmente qui si parla di un patrimonio immobiliare con famiglie con più di un immobile, addirittura seconde, terze, quarte o anche quinte case, quindi un patrimonio immobiliare molto importante. Il patrimonio pubblico di fatto marginale si trova oggi in una condizione di totale abbandono, dove solo diciamo, gli interventi conclusi in generale sulla ricostruzione pubblica sono circa 300, di cui solo 108 di messa in sicurezza, e non stiamo parlando comunque del patrimonio abitativo. Come capirete, quindi, in questo scenario di aquilano, come dire, pre-sisma, all'alba del 6 aprile del 2009 l'Aquila si ritrova con la sua intera popolazione praticamente sfollata, cioè circa 70.000 persone. Nei mesi seguenti il numero totale degli sfollati scende sensibilmente, anche grazie al rientro della popolazione nelle case dichiarate agibili e all'ingresso in poco meno di un anno di quasi 20.000 persone negli alloggi provvisori realizzati da diversi attori. Abbiamo lo Stato, abbiamo la Protezione Civile, i singoli cittadini e anche una società di gestione del risparmio per il settore immobiliare. L'emergenza abitativa ha dunque mobilitato un patrimonio di quasi 7.000 nuovi alloggi in meno di un anno, mettendo in luce un generale approccio edilizio e imprenditoriale da parte dei diversi attori che variabilmente hanno risposto alla realizzazione di alloggi provvisori per questa popolazione che improvvisamente si ritrovava sfollata. Nell'ambito del progetto case sono stati realizzati, come vi ha già detto Cora, in 19 aree circa 185 edifici antisismici per un totale di quasi 4.500 appartamenti, in grado di ospitare circa 15.000 persone. Nonostante questo progetto sia stato realizzato dal governo centrale attraverso dei fondi della Comunità Europea, dal marzo del 2009 il progetto case, questi immobili del progetto case sono subentrati, diciamo tutti questi edifici sono passati al Comune dell'Aquila.
Il progetto CATE è dunque un piano, vi mostro qualche foto, che ha previsto la costruzione di, cioè non solo di complessi antisismici provvisori, ma di veri e propri quartieri residenziali, durevoli e teoricamente tecnologicamente avanzati. Tuttavia, la generale mancanza di servizi, di attività e anche di collegamenti di questi nuovi, queste new town con i nuclei abitati, hanno trasformato questi quartieri in quartieri dormitorio, dalla scarsa personalizzazione. Mi sentite? Scusate, non tanto sento. Sì? Mi sentite? Sì. Ok, scusate, ho sentito un rumore, pensavo fosse andata via la linea. La percezione quindi collettiva è stata fin da subito di complessi, se vogliamo, sicuramente sicuri e anche in qualche modo realizzati in tempi molto rapidi, che però hanno sradicato gli abitanti dalla loro quotidianità e dalla vita anche dalle... se vogliamo, dalle caratteristiche insediative della popolazione che in questi alloggi è andata a risiedere. E percezione questa che ha inciso molto sulle pratiche non solo di cura, ma anche di coinvolgimento, non solo materiale, ma anche emotivo verso questi complessi nel tempo. In questo contesto si sono infatti drasticamente ridotti non solo i rapporti pubblici, ma ci sono ricerche che hanno proprio raccontato di una disgregazione dei rapporti sociali. La scelta in più dello sviluppo spaziale di questi complessi case ha ulteriormente aggiunto un elemento di complessità. Il progetto CASE propone un'organizzazione insediativa dal carattere disarticolato a media intensità che si affianca molto spesso a una conurbazione di fatto diffusa che si era nel frattempo consolidata. Quindi immaginatevi dei quartieri residenziali a media intensità, che comunque per un contesto come questo era già, diciamo, percepita come un'intensità molto elevata, all'interno spesso di contesti dove la tipologia abitativa prevalente era a bassa intensità e diffusa. Questo mette in luce come questi interventi di trasformazione, che sono stati costruiti in modo straordinariamente tempestivo, anche con una qualità architettonica degna di nota, non abbiano però considerato le conseguenze nel medio e nel lungo periodo, non solo da un punto di vista del loro utilizzo, ma anche delle conseguenze insediative spaziali che questi progetti avrebbero prodotto. La dimensione quindi del sistema insediativo, la tipologia proposta e anche l'organizzazione spaziale che hanno in qualche modo generato, hanno innescato degli scenari e dei meccanismi abbastanza prevedibili. Nell'arco di qualche anno, nell'autunno del 2014, si sono verificati i primi crolli. Si sta parlando comunque di edifici nati per essere provvisori, e la mancanza di fondi per la gestione, per la manutenzione ordinaria, ha spesso generato dei problemi strutturali in alcuni di questi complessi. E in qualche modo i crolli, i successivi sgombri e anche l'avanzamento della ricostruzione, che nel 2014 abbiamo capito era già in qualche modo avanzata, o comunque si stava in qualche modo accelerando, hanno in qualche modo portato allo svuotamento di intere piastre che si sono ritrovate così inutilizzate, senza nuovi bandi per l'assegnazione degli alloggi, almeno questa è la situazione odierna. Infatti a 11 anni dal sisma risultano occupate poco più della metà delle unità immobiliari, il 20% risulta inagibile per problemi strutturali, per infiltrazioni, crolli, e il 25% degli alloggi risulta vuoto. Questi numeri raccontano dunque di un patrimonio immobiliare importante nato al termine, diciamo, per rispondere a un'emergenza abitativa post-sisma, che oggi versa in una condizione di graduale obsolescenza, perché piano piano questi immobili stanno chiaramente mostrando i segni del tempo, non essendo nati per essere, come dire, permanenti nel lungo periodo. E spesso, diciamo, quello che abbiamo colto, questa sospensione gestionale e anche decisionale sul futuro di questo patrimonio, dipendono
spesso dall'impossibilità dell'amministrazione locale odierna di occuparsene in primis da un punto di vista economico. In parallelo, come avrete capito anche dalle, come dire, relazioni precedenti, in aggiunta al progetto casa sono stati realizzati circa 28 insediamenti in prossimità delle 49 frazioni del Comune dell'Aquila. Il progetto è nato in collaborazione tra la Protezione Civile e il Comune e il Dipartimento ha di fatto avviato il Dipartimento della Protezione Civile ha avviato il bando pubblico per individuare le imprese che dovevano fornire i 1414 moduli, mentre il Comune ha individuato le 19 aree per la localizzazione e ha gestito la costruzione dei basamenti e delle opere di urbanizzazione. A differenza del progetto case, i MAP sono stati realizzati a ridosso dei centri abitati minori, ospitando principalmente la popolazione locale residente in quelle frazioni. Questo ha permesso agli abitanti di mantenere quelle relazioni che invece il progetto casa aveva di fatto sradicato e ai moduli abitativi provvisori anche di rappresentare la soluzione insediativa e anche tipologica ideale per quelle frazioni che offrivano già alcuni servizi e beni di base. Si è prefigurato dunque un sistema territoriale che è diventato non solo indipendente dall'Aquila, ma in alcuni casi addirittura indipendente dal capitale edilizio storico delle frazioni stesse, che è stato progressivamente abbandonato anche per i ritardi che vi abbiamo già detto della ricostruzione delle frazioni. Anche qui il fenomeno da considerare è che la fornitura di questo patrimonio straordinario non ha solo aumentato la dispersione, la frammentazione insediativa del sistema insediativo, con le conseguenze già citate, ma di fatto ha rappresentato un costo non solo sociale, ma un costo anche pubblico e dei costi privati della mobilità, ma anche i costi della non mobilità. Immaginatevi che i MAP sono diventati un po' delle, in alcuni contesti, soprattutto molto marginali, e anche per questa capacità di indipendenza, no, rispetto al capoluogo e alla città dell'Aquila, hanno di fatto creato delle situazioni di esclusione sociale, soprattutto della popolazione anziana, che spesso risiede in questi territori, in questi complessi, in questi moduli abitativi, e che non ha un collegamento diretto con il resto del territorio. Per queste caratteristiche dei MAP, quindi per la loro localizzazione, la tipologia anche abitativa che hanno proposto, le forme di dismissione e anche di, se vogliamo, in utilizzo oggi sono ridotte rispetto al progetto case. Intanto perché alcuni di questi MAP ospitano gli sfollati del sisma del centro Italia. Inoltre, è più, se vogliamo, semplice la rimozione e la dismissione dei moduli abitativi che risultano inagibili o a rischio crollo. Per non parlare poi del fatto che l'attore che in qualche modo è responsabile dello smantellamento di questi manufatti non è il comune ma la protezione civile, e quindi anche con dei costi gestionali diversi, anche con un potere economico diverso. Ultimo fenomeno, prima di lasciare la parola a Francesco, che ci pare importante raccontarvi per darvi un po' questo quadro delle condizioni dello stato di utilizzo del patrimonio, non solo ordinario ma anche straordinario, è il tema delle casette. Un tema molto controverso, come avrete capito, perché nel post-sisma è stata, come dire, scelto di permettere microinterventi di trasformazione urbana da parte dei privati cittadini, con riferimento alla possibilità di costruire su terreni pressoché rurali delle casette temporanee da rimuovere al termine dell'emergenza. La delibera viene scritta a poche settimane dal sisma, capite che ancora il progetto case, i MAP non erano ancora, come dire, si stava già iniziando a ragionare da diversi punti di vista e da come rispondere a questa emergenza abitativa in atto, e il Comune dell'Aquila ha, come dire, scritto questa delibera il 25 del maggio del 2009, che permetteva l'installazione di manufatti temporanei a destinazione residenziale su terreni di proprietà o resi disponibili. Tale disposizione aveva durata iniziale di 3 anni,
ma nel dicembre del 2010 è stata ritirata per i chiari rischi anche che questa mobilitazione individualistica potesse sfociare in forme di urbanizzazione incontrollata, se vogliamo, e anche molto diffusa. Le casette nate formalmente, quindi nell'arco di questo anno e mezzo di delibera, in cui, diciamo, in questo arco temporale in cui la popolazione, i privati potevano presentare i propri progetti, hanno forme, caratteri e anche strategie localizzative molto diverse, anche di diversa natura e criticità. I problemi, come dire, anche i motivi per cui abbiamo questa varietà insediativa dipendono dalla delibera stessa, in quanto poneva in maniera ambigua l'eventuale successiva istanza di trasformazione di questi manufatti da temporanei a permanenti. Erano poco chiare le modalità di costruzione, la localizzazione, se vogliamo anche i tempi e le modalità di rimozione delle casette, perché dichiarare al termine dell'emergenza, capite che l'emergenza in qualche modo era legata alla ricostruzione della prima casa. Tuttavia, post-sisma, i nuclei familiari hanno subito spesso delle modifiche, si sono separati, quindi in qualche modo molti proprietari tuttora riescono in qualche modo a dimostrare di essere ancora in uno stato di emergenza. Inoltre, era incerto il rispetto del regime vincolistico in materia, diciamo, il regime vincolistico di natura paesaggistico, ambientale e idrogeologica, motivo che ha portato a una, diciamo, a un'urbanizzazione, se vogliamo, a forme, diciamo, di occupazione dei suoli che in alcuni casi sono queste casette sono localizzate in zone a rischio idrogeologico. La risposta autogestita ha prodotto effetti ed esternalità che in qualche modo hanno impattato molto sul sistema insediativo e anche sulle condizioni di uso del patrimonio ordinario. Questo perché? Perché, come immaginerete, molti proprietari hanno in qualche modo investito delle risorse anche ingenti per la costruzione di vere e proprie case, seguendo comunque tutte le regole in maniera precisa della delibera. Il 90% di queste casette che vedete qui mappate è tuttora presente sul territorio, alcune di esse sono ancora utilizzate da famiglie sfollate, altre sono diventate delle vere e proprie prime abitazioni in maniera, ripeto, completamente informale, perché non era possibile questo cambiamento, alcune sono usate come case occasionali o come seconde case, in alcuni casi addirittura affittate in maniera informale o messe sul mercato della vendita, anche se, come capirete, hanno un livello, diciamo, di appeal diverso rispetto al patrimonio ordinario. Quello che quindi era stato pensato come un provvedimento per garantire un rifugio transitorio a chi si trovava in una situazione di crisi, perché era completamente senza casa a causa del sisma, si è rivelato in un modello per l'edificazione incontrollata nel territorio. Perché questo? Perché, diciamo, in parallelo alla circa 800 casette, 1000 che sono state in qualche modo realizzate all'interno di tale delibera, che quindi seguono i criteri di questa delibera, che è stata, diciamo, questo arco temporale che è rimasto aperto per un anno e mezzo, si affiancano molti altri manufatti, come vedete in questa mappa, ora ve ne mostro alcuni, per esempio questa, o questa, insomma, per esempio queste, sono, diciamo, che sono stati realizzati in maniera illegale, se vogliamo abusiva, una forma di abusivismo che richiede senza dubbio un intervento, perché è un tema questo, diciamo, anche abbastanza è oggetto di un'aspra e delicata battaglia politico e sociale, perché abbiamo da una parte i proprietari che hanno realizzato secondo la norma, secondo la delibera, il loro manufatto temporaneo, che in qualche modo non vogliono, come dire, smantellarlo, e da un'altra parte della popolazione che è contro, come dire, si è posta in maniera molto critica verso questi manufatti che, come avrete visto anche dalle foto in precedenza, in alcuni casi hanno realizzato delle vere e proprie case. E in ogni caso il comune, l'amministrazione locale deve agire, dovrà prendere nel prossimo futuro una decisione in merito, perché, come capirete, questo processo illegale
ancora oggi sta in qualche modo continuando. Ci sono situazioni in cui vengono aggregate più casette con la speranza in un prossimo futuro di poter rientrare dei piccoli condoni, se vogliamo, locali che l'amministrazione o che la regione potrebbe in futuro aprire. Io lascerei la parola ora. Scusate se sono andata un po' veloce e se poi ci sono alcune cose non chiare possiamo magari approfondirle meglio. Lascerei la parola ora a Francesco. Grazie Sara. Mi sentite innanzitutto? Perfetto, ora provo a caricare la mia presentazione. Sì, sì. Condividere il mio schermo. Vediamo qui. Ok. Scusate, ma non sono pratico di questa piattaforma, ma delle mille altre che ci costringono ad usare. Ok, ditemi, insomma, io adesso vedo Sara inquadrato, quindi fammi cenni se la mia presentazione non scorre. Fai con mandelli, cioè allargala, esatto. Schermo intero. Voilà, perfetto. Ok, lasciatemi fare una cosa che è spesso retorica, ma credo che sia doveroso, sia ringraziare Alessandro per aver assemblato questo seminario, anche perché paradossalmente è la prima volta che riusciamo a mettere in fila le riflessioni che diversi di noi fanno, stanno facendo da un po' di anni sulle questioni aquilane. E anche qui in modo abbastanza bizzarro ciò avviene quando alcuni di noi, soprattutto io e Alessandro, dopo essere stati tanto all'Aquila, ci siamo spostati altrove. Quindi grazie Alessandro, insomma. Spero di poterti ringraziare di persona in un futuro molto prossimo. Ora veniamo alla parte finale di questa presentazione. Il quadro proposto da Sara credo che sia interessante essenzialmente per due ragioni. La prima è che ci permette di conoscere a fondo che cosa è successo e che cosa sta succedendo all'Aquila, soprattutto in riferimento al patrimonio edilizio, che è una conoscenza che non è così diffusa come dovrebbe essere, soprattutto insomma, tra di noi addetti ai lavori, tra architetti e urbanisti. Insomma, c'è evidentemente stato da parte della comunità scientifica un deficit di attenzione e di ricerca su queste questioni. Tuttavia è interessante anche per un secondo punto su cui vorrei soffermarmi adesso. È interessante perché indica in modo piuttosto parossistico alcuni nodi problematici di valenza extra aquilana, insomma di valenza non locale. Ce ne sono diversi e si potrebbe su ciascuno di questi fare un intero seminario, quindi in maniera un po' grossolana, scusatemi, ma semplicemente vorrei lanciare al dibattito e soprattutto alle reazioni dei nostri ospiti, si discassero successivamente, ne provo a sottolineare tre. Il primo è quella che abbiamo etichettato come spirale sovrapproduzione in utilizzo abbandono. Insomma, durante tutte le relazioni di questa mattina è abbastanza chiaro che la ricostruzione ha avuto il proprio centro nel ciclo edilizio, è stata essenzialmente ricostruzione edilizia per necessità, insomma, c'è stato un terremoto che ha distrutto anche, non solo, ma anche il patrimonio fisico, quindi la ricostruzione è stata soprattutto legata al ciclo edilizio. Tuttavia a questa necessità si è immediatamente aggiunta anche un'opportunità. Il ciclo edilizio è diventato il cuore di un volano dell'economia locale in straordinaria difficoltà. Come Alessandro mostrava all'inizio, era un'economia locale già in difficoltà prima del terremoto, che ha subito un colpo durissimo con il sisma. Il ciclo edilizio e tutto quanto ci ruota attorno è divenuto in questi anni il principale centro del motore economico, di cui ha beneficiato un tessuto molto fitto di professionisti, imprenditori, tecnici e proprietari immobiliari locali. Alessandro prima ha introdotto il concetto di Grand Coalition. Io direi che insomma questa cosa può ricordare, per fare riferimento a temi non aquilani, una sorta di growth machine in salsa non aquilana, quindi un tessuto molto fitto che di questa necessità ha beneficiato legittimamente come volano per l'ampliamento della propria base economica. Per parlare di temi non locali, questo tuttavia non è una storia balzana o inusuale nell'Italia che conosciamo. Insomma, l'enfasi sul ciclo edilizio è tipica di 50, 60, forse 70 anni di storia italiana. E così come in altre parti d'Italia, anche all'Aquila mi sembra che si possa dire che questa enfasi sul ciclo edilizio è stata approcciata in modo abbastanza critico. In che senso? Nel senso che da una parte c'è stato un debolissimo pensiero strategico sul futuro della città, sul futuro economico della città, quando questo ciclo edilizio si esaurirà. Insomma, per 10 anni, negli ultimi 10 anni, l'economia aquilana è stata guidata anche ed essenzialmente dal boom edilizio dopato, giustamente, dai fondi della ricostruzione pubblica. Ora, nel giro di 2, 3, 4, magari 5 anni, questo doping pubblico, potremmo dire, si esaurirà. Che cosa ne sarà del futuro dell'economia dell'Aquila dopo la fine della ricostruzione? Ora, a questa questione
non c'è ancora risposta, e la cosa più preoccupante è che non c'è in campo alcun pensiero strategico a livello locale, ma anche a livello regionale e nazionale, per rispondere a questa domanda. Il secondo elemento di criticità che mi preme sottolineare è il debole pensiero strategico e critico sugli esiti perversi della ricostruzione edilizia. Ora, come diceva Sara, c'è un lampante problema di sovrapproduzione edilizia all'Aquila, che ha già innescato e sempre più innescherà processi di inutilizzo e probabilmente anche di abbandono. Ora, questi processi di inutilizzo e in abbandono e le esternalità negative che gireranno sono diverse se si guarda al patrimonio ordinario o se si guarda al patrimonio straordinario. Rispetto al patrimonio ordinario è soprattutto il crollo dei prezzi del mercato immobiliare, che già da qualche anno è in essere e che probabilmente nei prossimi anni raggiungerà l'apice, il principale problema. Ora, ciascuno di noi che ha vissuto o sta vivendo all'Aquila ha chiaro quanto sia facile contrattare sul prezzo dell'affitto, ad esempio. Insomma, io e Alessandro abbiamo convissuto per diversi anni e senza colpo ferire la nostra proprietaria ha diminuito di un buon 15% da un anno all'altro l'affitto, senza nemmeno che noi lo chiedessimo. Ora, questa è un'evidenza senza valore statistico, però racconta bene del fatto che il mercato immobiliare è in profonda crisi e lo saprà sempre di più all'interno, tra l'altro, di un quadro nazionale in cui il mercato immobiliare, appunto, anche a causa della pandemia, in grandissima difficoltà. Ma ancora di più questi problemi emergeranno nel caso del patrimonio straordinario. Insomma, Sarmo stava benissimo delle foto di degrado, di abbandono, ma anche, insomma, di processi di inizio di rovina di molti di questi manufatti. Ora, sono dinamiche che noi abbiamo imparato a conoscere dalla letteratura o dall'esperienza sul campo, tipiche ad esempio di molte shrinking cities in centro Europa o negli Stati Uniti. Quindi quello che stiamo vivendo e probabilmente vivremo successivamente all'Aquila sarà una sorta di shrinkage senza i motivi strutturali che sono state la base di questi processi di shrinkage in altre parti del mondo, ad esempio i processi di dismissione industriale. Quindi il primo tema che vorrei porre all'attenzione sono gli esiti perversi di questa spirale sovrapproduzione, inutilizzo e abbandono, e l'assenza, o meglio, diciamo così, la debolezza di un pensiero strategico per risolvere questi problemi con riferimento precipuo alle questioni del mercato immobiliare. Il secondo tema che vorrei sollevare è quello dei limiti dell'azione pubblica. Ora, il buon Berlusconi qui rappresentato è stato giustamente, insomma, qua dipende dal punto di vista, oggetto di numerose critiche a ridosso del sisma e successivamente. Bisogna tuttavia, con un po' di onestà intellettuale, dire che molti dei problemi dell'azione pubblica non sono solo e non sono principalmente colpa di Berlusconi. Insomma, i problemi, come raccontava bene la prima parte di questa giornata, sono a livelli diversi, riguardo diversi livelli di governo, diversi organi pubblici di gestione e diverse fasi della ricostruzione o dell'emergenza. Ne vorrei sottolineare qui alcuni con una premessa. Insomma, noi per lavoro siamo critici, facciamo di lavoro le persone che criticano. Talvolta mi sembra che picchiamo un po' di ipercriticismo, e l'ho realizzato soprattutto in questa fase della pandemia, osservando l'azione del governo e delle regioni, della regione in cui vivo, la Lombardia, rispetto alla gestione dell'emergenza. Insomma, una certa artigianalità e potremmo dire anche raffazzonatura dell'azione pubblica mi sembra che siano comprensibili in periodi di eventi cataclismatici. Insomma, anche le istituzioni hanno bisogno di tempo per apprendere. Diciamo così, la mia comprensione e la mia vicinanza, diciamo così, empatia scemano man mano che passa il tempo. E all'Aquila è esattamente successo questo. Insomma, l'azione pubblica deficitaria inizialmente, anche per problemi, insomma, di capacità di apprendimento e di tempo necessario all'apprendimento delle persone fisiche che compongono le istituzioni pubbliche, è divenuta sempre meno giustificabile ed oggi completamente ingiustificabile a 11 anni dal sisma. E l'esempio quintessenziale riguarda le casette della delibera 58 che menzionava prima Sara. Ora, la delibera che ha dato il là alla costruzione di queste casette è evidentemente scritta male e piena di ambiguità. È però, tuttavia, potremmo dire parzialmente comprensibile che abbia alcuni di questi problemi. È stata approvata 50 giorni dopo il sisma e probabilmente è stata scritta prima. Insomma, in un periodo di estrema difficoltà personale di molte delle persone che compongono poi fisicamente queste istituzioni. Ciò che non mi pare assolutamente giustificabile è come però è stata gestita successivamente. E la gestione di questa delibera e degli esiti spaziali di questa delibera è fatta di mancanza assoluta di controlli, di mancanza assoluta di sanzioni e, ciò che più preoccupa, la mancanza di idee e di politiche per risolvere i problemi e la mancanza di una discussione pubblica rispetto al promuovere un approccio organico per questo problema che è enorme. Stiamo parlando
tra casette legali e illegali, cioè interna o esterna alla delibera, di un patrimonio di quasi 4.000, alcuni dicono 5.000 abitazioni, su un totale di 70.000 persone residenti. Insomma, potremmo dire che il 10-15% della popolazione aquilana abita o possiede una di queste abitazioni. E queste qualità, quindi mancanza di controlli, mancanza di sanzioni, mancanza di politiche, di idee strategiche, sono purtroppo qualità non rare nell'azione delle autorità pubbliche in Italia. Insomma, chiunque di noi si occupi del problema dell'abusivismo edilizio sa che, insomma, questa è purtroppo la norma. E le cause sono multiple: ci sono problemi tecnici, ci sono deficit di risorse umane e cognitive a scala locale, ci sono talvolta anche però convenienze politiche che è necessario esplicitare. Ora, quello delle casette è evidentemente un problema spinosissimo dal punto di vista politico, come diceva Sara, ed è altrettanto evidente che è molto più facile per i politici locali ignorare o posporre il momento in cui si affronta questo problema che prendere il toro per le corna. Tuttavia, gli esiti di queste casette, più il tempo passa, più saranno perversi dal punto di vista, ad esempio, della difficoltà della loro rimozione. Quindi anche in questo caso, anche come prima rispetto alla spirale sovrapproduzione inutilizzo abbandono, anche in questo caso il problema delle casette ci parla, diciamo così, rappresenta, pur essendo iper specifico di quel territorio, diviene una sorta di metonimia, o se volete, se preferite, una sineddoche di prassi sedimentate problematiche dell'azione pubblica locale in Italia. Un ragionamento analogo si potrebbe fare in relazione al progetto case. Ora non lo faccio perché siamo già in ritardo, però insomma, se analizzassimo sotto lo stesso punto di vista i progetti casi, diremmo che qui il vero problema strutturale sono i problemi legati da una parte a uno sguardo a breve termine della politica che ha scelto di realizzare, in questo caso soprattutto nazionale, edifici non abbastanza permanenti da rimanere lì per decenni e troppo permanenti per essere smantellati facilmente, quindi troppo poco temporanei. Quindi una incapacità di sguardo a lungo termine che poi si sovrapposta negli anni, soprattutto in anni recenti, con una difficoltà di relazione tra diversi livelli di governo. Ora, il problema enorme di che cosa fare di questi progetti casi è stato scaricato col comune, che non ha né le risorse tecniche, né le risorse economiche, né probabilmente le risorse cognitive per pensare a un progetto a lungo termine per affrontare in maniera efficace il problema del progetto caso. Quindi questo è il secondo nodo. I limiti, diciamo così, cronici dell'azione pubblica a diversi livelli, locale e non locale. Questi due temi, insieme ad altri che non abbiamo qui analizzato, ci portano a un terzo nodo problematico di valenza più generale che mi preme sottolineare, ossia il fatto che la ricostruzione sia stata, da molti punti di vista, un'occasione persa per risolvere gli squilibri territoriali preesistenti di questo territorio. Potremmo dire l'ennesima occasione persa di questo paese. Questa volta non per questioni di sottofinanziamento, che sono spesso uno delle grandi dei grandi motivi che azzoppano molte grandi strategie o grandi idee di rilancio del nostro paese. In questo caso i problemi sembrano più strutturali, più profondi, sono diversi, non ho qui il tempo da analizzare, ma potremmo dire la difficoltà di coordinamento tra diversi livelli di governo, come facevano ben notare prima i miei colleghi nella prima parte della presentazione, uno sguardo a breve termine della politica. Tutto sommato potremmo dire anche una fragilità della classe dirigente intellettuale del paese, e più specificatamente la classe dirigente locale, la poca considerazione assoluta dal punto di vista sia della comunità scientifica ma anche della comunità locale e politica dei temi di questioni territoriali. Ma non voglio ora entrare nell'analisi, perché prenderei troppo tempo, di quali sono le cause di questa occasione persa. Quello che vorrei fare è semplicemente provare a descriverla con due esempi che sono, a mio parere, plasticamente rappresentativi di questa occasione persa. La prima è, insomma, abbiamo raccontato durante tutta questa mattina il fatto che L'Aquila era un territorio già prima del sisma problematico dal punto di vista della struttura urbana. Da una parte era esemplificativo della terribile frammentazione e dispersione che ha, delle radici storiche, che ha motivi complessi, ma che è lì e che ci parla ogni giorno. E dall'altro uno sbilanciamento tra l'altissima qualità del centro, in particolare il centro del capoluogo, potremmo dire, della città centrale dell'Aquila, e la qualità molto variabile, talvolta molto bassa, della periferia. Ora, avevamo una straordinaria occasione, si aveva una straordinaria occasione in termini di mobilitazione sentimentale, cognitiva, finanziaria di una grande parte del paese per provare ad affrontare alcuni di questi problemi. Ora, questa è un'occasione persa. Questi problemi non sono stati affrontati, i disequilibri, come diceva Alessandro, sono stati riproposti, e in alcuni casi sono stati, come raccontava bene Sara, addirittura accentuati. Vediamo il caso emblematico delle casette della delibera 58, che hanno enormemente accentuato il problema della dispersione e della frammentazione del territorio. Quindi una straordinaria occasione per, se non risolvere, perlomeno cominciare ad approcciare o ridurre alcuni
di queste caratteristiche problematiche della forma urbana aquilana, dispersione e frammentazione, in questa occasione è stata persa. È stata persa anche rispetto alla possibilità di ripensare la mobilità pubblica all'Aquila. Ora, insomma, se mi considerate una sorta di giudizio rozzo, la mobilità pubblica all'Aquila è quasi indecente. Insomma, parliamo di una città interamente basata sul trasporto pubblico automobilistico, sul trasporto privato automobilistico, in cui il trasporto pubblico ha numerose pecche che sono anche legate essenzialmente a questa struttura altamente dispersa, altamente frammentata e a questa bassissima densità. Anche in questo caso però non è fatto nulla. Chiunque arrivi all'Aquila può scendere in due punti principali, diciamo così. C'è il terminal Amiternum e c'è il terminal Colle Maggio, che sono i due principali hub del trasporto pubblico sovralocale su gomma aquilano. Il trasporto ferroviario, come tutti sappiamo, non è il principale mezzo per raggiungere l'Aquila da fuori. Ora, un aneddoto, insomma, un ospite che ospitammo alcuni anni fa al GSSI scese verso sera ad Amiternum e la prima cosa che mi disse era che gli ricordava Bucarest negli anni 90. Probabilmente esagerava, ma l'idea è quella: chiunque di noi scende al terminal Amiternum sa che non è un terminal, ma è una pensilina in mezzo a un parcheggio di un distributore. Ora, questo fatto può sembrare semplicemente una buttata, una cosa aneddotica, però rappresenta il fatto che non ci sia cura, non ci sia attenzione, ad esempio, a un tema grandissimo che sta cambiando le prospettive di tantissime città in giro per l'Italia, ma soprattutto per l'Europa, ossia quella della mobilità pubblica, potremmo dire della mobilità pubblica sostenibile. Quindi anche in questo caso una grandissima occasione mi sembra che sia stata purtroppo persa. E credo che proprio a fronte di questo, insomma, questo è un mio giudizio molto personale, che non so se altri che hanno collaborato a questo seminario condivideranno, e non credo che Sara condivida, il fatto che, insomma, si continuava a parlare moltissimo di resilienza, insomma, io ho lavorato per 7 anni in un centro di ricerca che aveva la parola resilienza al suo centro. Ora potremmo dire che l'Aquila è l'emblema di mancata resilienza di quella città, ma anche del paese intero. Insomma, la ricostruzione è servita a tornare allo stato precedente, che è già un successo, ma insomma la resilienza ci parla di qualcos'altro, ci parla di provare a uscire con un passo in avanti. Ora, questa cosa, da quello che vi ho raccontato, non mi sembra purtroppo che sia avvenuta. E l'avere contezza, cominciare a prendere contezza, al di là delle tante costruzioni retoriche che si sono fatte in questi anni di questo problema, credo che sia il primo passo per provare a ricostruire un futuro, a costruire un futuro dell'Aquila. Proprio perché la mia impressione è che, insomma, la ricostruzione ormai è cosa fatta. Ci potrebbero essere, diciamo così, grossolanamente, la traiettoria di sviluppo della ricostruzione ormai è segnata. La maggior parte della ricostruzione privata è stata fatta, è compiuta, è in corso. La ricostruzione pubblica arranca, ma più o meno la traiettoria di sviluppo è disegnata. Quindi credo che, al di là di alcune questioni da aggiustare, la ricostruzione pubblica sia ormai addirittura di arrivo, speriamo, abbastanza presto. La mia impressione è però che i problemi maggiori non siano alle spalle, siano davanti a noi. Insomma, che cosa succederà quando la ricostruzione sarà finita, quando l'attenzione pubblica e soprattutto i fondi pubblici cesseranno di arrivare all'Aquila? Comincerà quella che qui abbiamo definito la fase della sopravvivenza. Come far sopravvivere questa città che ha un deficit, ad esempio, di base industriale o di prospettive economiche, che ha un problema enorme di sovrapproduzione di edilizia che provocherà la crisi del mercato immobiliare, che ha un problema enorme di riutilizzo e di provare a capire che cosa fare rispetto a questa edilizia temporanea, più o meno temporanea, costruita con le emergenze, con la ricostruzione. Ora, insomma, se dovessi assumere, direi che sarà soprattutto la fase della sopravvivenza che sarà la fase in cui sarà necessario un pensiero critico, un pensiero strategico, anche un contributo da parte di tutta la comunità, degli urbanisti, degli architetti, dei geografi. Perché il problema è quello che provo a riassumere qui in una frase, ossia che c'è e sempre ci sarà di più, sempre più ci sarà una crisi del patrimonio immobiliare, che è semplicemente una parte di una crisi più ampia, che potremmo dire di disfacimento territoriale, a cui l'azione pubblica a oggi non mi sembra in grado di dare risposte adeguate. Tanto l'azione pubblica nazionale, che si sta più progressivamente disinteressando, sempre più si disinteresserà dell'Aquila, perché insomma la costruzione sarà fatta e quindi l'Aquila sarà lasciata a se stessa, sia dell'azione pubblica locale, che non mi pare oggi in grado di avere risorse non tanto finanziarie, ma soprattutto cognitive e di capitale umano, in grado di provare a pensare adeguatamente alle sfide enormi che ci si pongono davanti nei prossimi anni. Mi taccio, ho finito. Ho ancora alcuni slide da scorrere per dare la parola ad Alessandro. Sì, ma veramente in chiusura, perché, diciamo, sostanzialmente è stato davvero detto tutto. Volevamo lasciarvi un po' con queste slide riguardo quali sono alcune delle questioni aperte, alcune già citate ora da Francesco.
alcune questioni aperte relative all'Aquila, diciamo al futuro dell'Aquila, e altre questioni aperte che riguardano, diciamo, oggetti di ricerca che possono, secondo noi, essere, che sono, sulla base della nostra esperienza, rilevanti per chi si occupa di fare ricerca in contesti, diciamo, di ricostruzione. Sulle questioni aperte che riguardano l'Aquila, senza dubbio abbiamo detto il futuro dei patrimoni. Sara ha parlato estesamente dei patrimoni pubblici. L'Aquila oggi è una delle città, questa è una ipotesi, ma pensiamo di essere abbastanza vicini alla realtà, una delle città con uno dei più vasti patrimoni pubblici del nostro paese, perché se combiniamo il patrimonio degli alloggi equivalenti con il patrimonio del progetto case, il patrimonio pubblico precedente, stiamo parlando semplicemente di patrimonio residenziale, stiamo davvero parlando di un demanio pubblico di alloggi molto molto importante, che può essere ovviamente una leva interessante. Per esempio, di recente è stato lanciato il programma promosso dalle istituzioni accademiche della città per una residenzialità diffusa che faccia leva su parte di questo patrimonio, quindi quello è un progetto che senza dubbio va nella giusta direzione da questo punto di vista, ma che comunque è un progetto che incide ovviamente solo su una parte piccola di un patrimonio pubblico che è molto ampio, che è diffuso, che riguarda anche il centro storico. Abbiamo già parlato del tema delle politiche pubbliche, che è un tema che è stato attraversato, tra l'altro, da tantissimi esercizi di visione strategica, che oggi abbiamo citato poco, il famoso rapporto dell'OSCE, il rapporto degli urbanisti nel 2012, il rapporto sull'economia di Calafati. C'è stata una grande mobilitazione nel post-sisma, che ha messo sul piatto una serie di progetti, alcuni sono stati realizzati, ma una gran parte di questi progetti non è stata realizzata, che riguardano l'economia della conoscenza, il turismo, e che senza dubbio sono delle grandi questioni che riguardano il futuro della città. E poi davvero una questione, siamo davvero lieti di avere Bernardino Romano qui: quale può essere il ruolo della pianificazione spaziale in una città che è stata ricostruita nelle forme che abbiamo descritto? Si sta lavorando ora al nuovo PRG. Quale può essere il ruolo del PRG in un contesto in cui la ricostruzione è stata, appunto, ormai si avvia ad essere completata? E infine alcune rapide questioni, Francesco, se puoi andare all'ultima slide, alcune rapide questioni che riguardano invece chi fa ricerca in questi contesti. Avremo infinità di questioni, diciamo, è un vaso di Pandora, le ricostruzioni sono un vaso di Pandora, sono oggetti di complessità davvero straordinaria. Ogni volta che cerchi, pensi di aver capito tutti i meccanismi, rapidamente ne scopri una cosa che non avevi, diciamo, che non avevi capito, non avevi messo a fuoco. Tuttavia, insomma, abbiamo queste cinque questioni. Il primo, per esempio, anche nel caso dell'Aquila, non sappiamo bene di che cosa sono, cosa ne è dei processi di differenziazione sociale nella ricostruzione. Faccio un riferimento molto banale. Sappiamo abbastanza dei proprietari, non sappiamo per esempio molto di che cosa è successo agli affittuari, e non sappiamo per evidenti ragioni, per una ricostruzione che ha privilegiato ovviamente la centralità della proprietà, gli affittuari sono stati assistiti nella fase del post emergenza come tutti, quali sono stati gli effetti di lungo corso sulle traiettorie di vita e le carriere abitative della componente in affitto della città non è molto chiara, al di là questo dalla componente studentesca che di per sé è abbastanza, diciamo, transitoria, e quelli a cui faceva riferimento già Francesco di differenziazione patrimoniale. Una cosa che osserviamo, ovviamente, grande mobilitazione di risorse pubbliche per ricostruire e anche migliorare ovviamente la qualità del costruito, che sta avendo degli effetti in termini di differenziazione. Qual è il destino del patrimonio che ha retto il sisma e che però non è stato migliorato rispetto a questo patrimonio nuovo che adesso sta arrivando sul mercato? È un'altra grande questione che si pone, in particolare, come si diceva, in un contesto in cui c'è già un eccesso di capitale fisico. E poi alcune questioni davvero generali. All'Aquila, appunto, abbiamo detto, non è mancata la mobilitazione finanziaria dello Stato, non si può dire sia mancata complessivamente. Certo, c'è un punto interrogativo sul completamento della ricostruzione, questo c'è, di questo si dovrà occupare il Parlamento, però complessivamente una grande mobilitazione di risorse economiche. C'è stata, come si diceva, una grande mobilitazione di istituti, di network di conoscenza che hanno prodotto rapporti, che hanno prodotto visioni strategiche. Abbiamo avuto una grande mobilitazione di dispositivi organizzativi, gli uffici, le strutture tecniche di missione, gli uffici speciali,
eppure abbiamo visto che qualcosa è mancato. Quindi una grande questione è un po', insomma, non vogliamo eccedere in approcci tecnocratici, razionali, comprensivi alle politiche pubbliche, però è evidente che tutte queste forme di mobilitazione, per esempio dal punto di vista spaziale, non hanno conseguito quegli esiti che ci si augurava. Quindi la domanda è: come possiamo costruire, come dire, quadri di governance e di politiche che siano, diciamo, fra virgolette, ottimali nei limiti di un approccio abbastanza incrementale. Io su questo ho un'opinione personale. L'opinione personale è che, diciamo, la verticalizzazione della prima fase ha, per esempio, impedito che si mettesse mano a una forma di coinvolgimento della società locale che non fosse esclusivamente il coinvolgimento della società locale nella forma dei proprietari, che poi, come abbiamo visto, attraverso i consorzi sono diventati davvero l'attore fondamentale. Cioè sono mancate delle forme di espressione collettive che non riguardavano la ricostruzione del patrimonio, che probabilmente riguardavano anche un'agenda più ampia. A questo si lega ovviamente il discorso del ruolo debolissimo della pianificazione spaziale, insomma, che è abbastanza emerso. Allora io mi fermo qui, mi scuso per l'ultima slide che vi lasciamo è un po' una selezione delle pubblicazioni da cui abbiamo tratto questo seminario di oggi, pubblicazioni insomma abbastanza diverse fra loro, che però affrontano complessivamente questo indice dei temi che abbiamo presentato. Anche questo rimarrà con le slide se è di vostro interesse. Allora io vi ringrazio infinitamente dell'attenzione e della pazienza per questo ritardo monster. Adesso procederei in questo modo, procederei aprendo un momento di domande e commenti. Vi invito a, come vedete, c'è una magnifica manina nella vostra barra, la vedete, che vi inviterei ad utilizzare se avete dei commenti da fare. Vi direi però che diamo a questa attività, ahimè, mi dispiace, 15 minuti e poi passiamo rapidamente la parola per la tavola rotonda. Vedo anche che Gianfranco Franza ci segue dal suo giardino, cosa bellissima, e quindi 15 minuti di domande e commenti. Vedo che c'è una domanda da parte di Massimo Cialente, che si nasconde dietro il nome di Donatella Ussorio. Io prima le ho risposto, l'ho definita partecipante generico, invece era un commento dell'ex sindaco. Comunque prego Massimo. Non c'è l'audio, credo. Sì, eccoci. Non mi scatta. Prego, noi si sente. Non riesco a... La sentiamo noi? Sì, mi sentite? Sì, la sentiamo bene. Vabbè, perché invece ce l'ho chiuso, mi appare. Vabbè, ringrazio Donatella per avermi fatto da controfigura. E, molto velocemente, io vi ringrazio, cosa interessantissima. Purtroppo le vostre riflessioni non appartengono assolutamente in questo momento alla città. Se si toglie forse Marco Morante, Alberto Bazzucchi, che ogni tanto escono qualcosa, di tutto si pensa tranne che al futuro. Allora, avete messo tantissima carne a cuoce, per motivi di tempo io vado per rapidi flash. Non c'è stata resilienza, dice Francesco. Sì, se paragoni però, ti do del tu se permetti, a quello che è successo con il terremoto del 16-17, io vi ricordo che a Teramo siamo ancora col contributo autonoma sistemazione, alcuni paesi, alcuni centri, tra cui sono completamente scomparsi. Quindi cosa accade? Quando io mi ritrovo a firmare una ordinanza con la quale rendo inagibile l'intero patrimonio, ed io sapevo quale fosse la situazione reale del patrimonio, l'alternativa era, con il trasferimento che era stato previsto in una ordinanza che io bloccai nottetempo, in cui si diceva che tutti gli uffici pubblici venivano trasferiti in università altrove e che il personale di questi uffici dipendenti, in base al danno della casa, venivano trasferiti, voleva dire che l'Aquila era finita. Ecco perché abbiamo inventato la città temporanea. Fu una notte di uno scontro durissimo, la notte del 5 di maggio del 2009. Adesso io aspetto di capire che fine faranno alcune delle scelte, però lasciatemi dire la prima:
un mese prima del sisma c'era un dibattito sull'inserto dell'edilizia delle 24 ore, se vi ricordate, addensare le città o mantenere il policentrismo. Io lo seguivo quel dibattito perché mi stavo approcciando a rifare il piano regolatore. Ora che all'Aquila, per voi che siete stati all'Aquila, ospiti a studiare, e ve ne ringrazio, sapete che l'idea di abbandonare le frazioni da parte dei frazionisti non esiste. Addirittura abbiamo dovuto fare 100 campi di accoglienza con una spesa folle, perché da una frazione di frazione a un'altra si rifiutavano di passare. Quindi l'idea di addensare la città approfittando del sisma è politicamente impossibile e creerebbe gli squilibri drammatici. Progetto case, state attenti, non possono essere definitive, perché qui qualcuno ha nascosto, la Corte dei Conti Europea già ci convocò e io dovetti dare una definizione di temporaneità perché ancora avevo l'emergenza, dicendo che per la quota che ha messo dal Fondo di Solidarietà quelle case vanno demolite, e nella proposta del nostro piano regolatore c'è scritto che le piastre restanti da questa demolizione verranno tolte le abitazioni, anche perché sono destinate di per sé a cadere per deficit strutturali, non per mancanza di manutenzione, che sono stati anche errori di esecuzione, ma poi non possono durare a lungo. E lasciavamo ad alcuni imprenditori l'idea di poterci fare qualcosa anche in termini di servizi, altrimenti vanno smantellate, perché quanto veniva detto del destino del nostro patrimonio edilizio da un punto di vista patrimoniale è drammatica la situazione. I MAP, io ho lasciato nel 2017 con l'indicazione come si svuota un MAP, viene immediatamente smantellato o almeno viene murato in modo che non venga riutilizzato. Addirittura nel comune di origine dove ha fatto il sindaco, l'attuale sindaco, li ha messi in vendita. Per quanto riguarda le casette della 58, che fummo costretti a fare per pressioni, soprattutto per dare la possibilità a coloro che non si volevano trasferire perché avevano gli animali e le bestie nelle frazioni, anche lì siamo in pieno reato, sul quale le forze dell'ordine non stanno intervenendo. Cioè qui hanno fatto le pulci con oltre 300-400 inchieste, tutte finite nel niente, dando un'immagine degli aquilani come ladri, come disse l'attuale senatore del Movimento 5 Stelle, Aquilani magna magna, era tutto sbagliato. E sull'unica cosa sulla quale la Procura della Repubblica si dovrebbe invece focalizzare, sugli abusi, non sta facendo niente. Addirittura per le casette costruite nel letto del fiume a rischio esondazione, io sono ancora, le avevo date inagibili, le avevo dato lo sgombero e il TAR me l'ha bloccato. Questa è la situazione. Ora, la questione che resta quindi è: uno, rimuovere la città temporanea. Questa è la questione centrale. La questione del centro storico è che se non ricostruiamo la parte pubblica direzionale del centro storico, sulla quale c'è un ritardo terribile, il centro storico non torna ad essere il centro storico. E questa è la grande questione. A monte c'è stato un errore drammatico. I sindaci non hanno avuto alcun potere ablativo. Nel senso, noi non abbiamo avuto la possibilità di dire: guarda, sposta questo edificio per favore di 10 metri. E la vicenda di Porta Barretta è drammatica. Sono riuscito a bloccare un intervento solo perché è intervenuto un vincolo della sovrintendenza. Dopodiché il piano di ricostruzione, quella norma la scrissi io di corsa per dare un ruolo ai sindaci, perché nel primo PCM non c'era niente, ma era un piano di ricostruzione economico dei centri storici. Invece fu Fontana, di qui lo scontro, che lo interpretò come un intervento di ripianificazione dei soli centri storici, quando invece non si fece né delle periferie, dove lì sarebbe stato possibile intervenire se avessimo avuto una possibilità di legge, né nelle aree a breve, che erano aree, finisco, che erano quelle sulle quali era possibile andare a levare tutta una serie di interventi incongrui. Quindi c'è stato questo grande limite. Il problema adesso qual è? È che è vero che la nostra economia è dopata, l'università sulla quale poggiava gran parte del nostro progetto strategico di sviluppo è tuttora ferma,
turismo non riesce a decollare, quindi io credo che la città, in assenza di qualsiasi voglia di prendere iniziative da anni a questa parte, ma anche da parte della società civile, io non so che succederà l'Aquila 2030, ma l'Aquila 2050, se voi vedete previsioni Istat, pensa alla città di 50.000 abitanti con case che noi abbiamo calcolato attualmente, abitazioni per oltre 130.000 persone. Comunque vi ringrazio, ho preso un sacco di appunti perché sto a provare a scrivere qualcosa che però tengo per me. Grazie a tutti. Se volete conoscere l'interezza delle riflessioni di Massimo Cialente sulla ricostruzione, c'è un libro che consiglio, che noi abbiamo ovviamente letto come fonte importante della ricostruzione. Adesso mi deve perdonare Massimo Cialente, io non ricordo il titolo del libro, ma sa che l'abbiamo letto, anzi ce lo vuole ricordare lei un attimo? No, non funziona l'audio di nuovo. Un ritardo. Adesso funziona? Sì. Allora, l'Aquila 2009 è una lezione mancata, che però se passerà questo sisma bonus, dovrò cambiare il titolo, perché è tutto legato al fatto che noi sappiamo che sono in arrivo altri terremoti e nessuno si decideva a fare un intervento vero, soprattutto in alcune città. Dopodiché una delle riflessioni che facevate è la necessità di avere un'assicurazione sugli edifici, oltre che il fascicolo del fabbricato. Io non vi spiego perché pago per la macchina nuova 700-800 euro di assicurazione l'anno e mi sta benissimo, d'accordo? E su questa casa non riesco a cacciare quello che noi avevamo pensato di rendere obbligatoria di 100 euro l'anno per ogni unità abitativa. Perché? Perché fra rischio geologico, rischio sismico e così via, lo Stato caccia da quasi un secolo 3 miliardi l'anno. Grazie. Allora, c'è qualche altro intervento? Io non vedo manine. Intanto ho visto comparire Alberto Bazzucchi, che è stato più volte evocato nella mattinata, e i suoi dati sono stati più volte condivisi. Alberto, è un piacere vederti. Gabriele Pasqui forse voleva... Esatto, sì, quindi vi do la parola. Non vorrei, buongiorno a tutti e a tutte, non vorrei togliere spazio ai discussant ufficiali, diciamo. Quindi faccio solo un piccolissimo commento, intanto di interesse per il lavoro di stamattina, che ho seguito tutto quanto, e credo, diciamo, sia stato interessante il modo in cui voi avete provato ad approcciare il tema. Vi invito a pensare a un ascoltatore o un'ascoltatrice, diciamo, non professionale. Io credo che il disorientamento, diciamo, rispetto a questa situazione, a questo complesso di attività, progetti, piani, pratiche, sia davvero abbastanza complesso da capire e un po' sgomenta, diciamo, da tanti punti di vista. E non conosco bene la situazione aquilana, quindi oggi ho capito più cose sicuramente, però quello che mi ha colpito è che alla fine noi ci troviamo in una condizione nella quale, forse lo diceva Francesco in un passaggio, diceva forse noi che siamo sempre molto critici, lui tanto, io magari un po' meno, ma insomma siamo abbastanza, dobbiamo essere un po' caritatevoli nei confronti della situazione. Ecco, io mi chiedo se essere caritatevoli in questo caso significa anche assumere sostanzialmente il fatto che in condizioni di questa natura, di questa complessità, non c'è modo di mettere ordine, non c'è proprio modo di mettere ordine, è molto molto complicato, perché i modi di mettere ordine possono essere pochi alla fine, o c'è una capacità di coordinamento, diciamo di governance multilivello straordinaria, di cui ci sono stati dei passaggi e che richiede un'intelligenza notevolissima di chi pilota il tutto, penso ai passaggi anche più un po' più tecnocratici se vogliamo, ma di tecnocrazia buona, che sicuramente all'Aquila ci sono stati e che però a un certo punto si sono scontrati con mille altre regole, dispositivi, situazioni, interessi, conflitti, no? E che quindi a un certo punto hanno fatto un po' fatica ad affermarsi. O si immagina un modello
E quindi il modello del coordinamento virtuoso mi sembra che comunque manifesti delle difficoltà, oppure si immagina una capacità molto centrale, molto, diciamo, autoritaria centrale dall'alto, che però è impossibile nel nostro paese per mille ragioni e mi penso anche per fortuna, no? Però se noi usciamo da queste due opzioni, un'opzione, diciamo, fortemente cooperativa, un'opzione fortemente centralistica, non so bene, ed è una domanda vera che faccio a voi, cosa immaginate che si potrebbe fare in condizioni di questo tipo? Perché nelle conclusioni Alessandro ha detto, sì, in fondo non dismettiamo un approccio incrementalista, eccetera, eccetera. Bene, ma quindi operativamente che cosa significa dal punto di vista del pilotaggio di questa situazione, della regia di questa situazione? Io credo che questo sia un problema anche teorico di un certo rilievo, cioè quando il livello di complessità è così elevato, perché ci sono stratificazioni precedenti, eventi successivi? Questa idea degli strati ha anche una dimensione territoriale, non so chi lo faceva vedere all'inizio, diceva, cioè la città 1, la città 2, la città 3. Tutto questo implica dispositivi, regole, orientamenti, interessi. Cioè, faccio davvero un po' fatica a capire, a comprendere come quale uscita sostanzialmente si dà a questa cosa. E siccome giustamente Alessandro dice nell'introduzione, questo è un'esemplificazione, non è l'unico caso, no? Lo usiamo anche come caso pilota per ragionare su questi temi. Mi chiedo quali conseguenze, diciamo, di teoria della pianificazione, per dirla molto larga, dovremmo tirare da questa cosa. Io non ce l'ho la risposta, eh? Per certi aspetti la mia risposta sarebbe non c'è niente da fare, se non ovviamente agire nelle modalità che ci sono date, ognuno per il suo, eccetera, eccetera. Però è veramente titanica l'idea di un governo e di un controllo pieno di tutta questa faccenda. Io, per esempio, ho avuto questa impressione, no? Che ci sono stati diversi tentativi di pilotare, di governare il processo da vari attori, da vari punti di vista, ma alla fine nessuno è stato realmente decisivo. In presenza, e concludo, non affatto di un disinteresse del pubblico, perché questo non è vero, no? Cioè c'è stato un interesse del pubblico, anche risorse importanti. Siccome per i prossimi X anni avremo tante risorse nel nostro paese, molte di più di quelle che abbiamo mai avuto, per certi aspetti sono preoccupato. Sono preoccupato del fatto che il modo in cui si costruirà la governance delle politiche dell'uso di queste risorse possa andare incontro a problemi un po' di questo tipo, di questa natura. Scusate, non so se sono stato chiaro in quello che volevo dire. Chiarissimo, vedo Giulia Testori, purtroppo per domande e commenti abbiamo altri 5 minuti massimo e poi passiamo alla... Prego Giulia. Sì, buongiorno a tutti, io sono un po' un'infiltrata, sono una dottore in urbanistica, sto facendo un postdoc in Inghilterra, a Leeds, ed è proprio sul post terremoto, però il mio caso studio è l'Ecuador e quindi il grande terremoto che non so se conoscete, che c'è stato nel 2016 nella costa equatoriana. E del caso dell'Aquila ne conoscevo veramente poco, quindi vi ringrazio moltissimo. Per me è di estremo interesse riuscire a fare dei paragoni, perché come sono state gestite le cose in Ecuador è completamente diverso. Ad esempio, in quel caso sono stati fatti molti accampamenti e poi tutte le case che sono state costruite sono state case che sono poi diventate non temporanee, in cui la gente poi un po' alla volta se n'è appropriata e sono state costruite in questo modo. Quindi io avevo due domande molto rapide da farvi, non so chi di voi mi voglia o possa rispondere. Era intanto una questione più tecnica e capire, per farmi un'idea, quanto costavano queste case temporanee, cioè quanto costava un alloggio case, perché in Ecuador ad esempio, e sarò veramente più breve possibile, però una casa costava $10,000 per lo Stato, cioè parliamo veramente di case che sono quattro pilastri e sì, delle cose, e le persone pagavano $1,000 e avevano 5 anni per pagare questi $1,000, così per farci un'idea. E in questo, in alcuni dei casi della costa sono stati molto coinvolti i cittadini nel processo di costruzione, perché si sono resi conto che moltissimi erano muratori o saldatori, eccetera, e quindi in qualche modo per
fare più veloce, per cercare di lasciarli nei campi in meno tempo possibile, si facevano dei mapping e cercare di capire chi poteva fare cosa, in maniera molto informale ovviamente. E quindi questa è la questione dei costi, e poi secondo voi se al tempo si erano viste alternative rispetto a questi edifici temporanei, perché guardando le vostre immagini sono veramente edifici splendidi, cioè temporanei non sembrano assolutamente, poi io adesso non ho visto le caratteristiche tecniche, ma è valsa veramente la pena spendere così tanto per qualcosa che deve essere smantellato? Si erano viste opzioni diverse? Ecco, e sì, i cittadini in qualche modo sono stati coinvolti. Se conoscete qualche storia in cui appunto si è ascoltato che cosa diceva la gente. Grazie, grazie mille. Grazie a lei Giulia, non si sente affatto un'infiltrata, tutt'altro, anzi direi che se non riusciamo a risponderle oggi, comunque insomma possiamo farlo via mail, sentiamo un momento. Grazie. Vedo che Massimo Celente ha alzato di nuovo la mano, però le do un minuto proprio Massimo, o forse l'ha alzata per sbaglio. Ah ok, no, siccome diciamo generalmente ha molte opinioni, immaginavo che invece... Ok, va bene, allora passerei quindi alla tavola rotonda, nell'ordine della locandina che adesso io non ho sotto mano, se qualcuno mi aiuta... Era alfabetico Alessandro l'ordine. Ah ok, se è di cognome darei la parola subito a Sandro Balducci, che vediamo. Esatto, grazie Sandro. Sì, grazie, cerco di portarvi via poco tempo. Io non conosco la situazione dell'Aquila, quindi mi è sembrato interessantissimo sentire questa presentazione, perché effettivamente ci ha dato un quadro molto ricco e completo, diciamo, della situazione, mi sembra, no? Per quello che è possibile fare in una mattinata. E quindi di questo vi ringrazio, anche perché credo che abbiamo moltissimo bisogno di riflettere a questa scala temporale e spaziale, così come avete fatto voi, no? Cioè, c'è molta necessità di riflettere su una scala temporale ampia e c'è molta necessità di riflettere su una scala territoriale ampia, che è quella che un po' ci avete fatto vedere. Perché in realtà quello che avviene normalmente e che è avvenuto anche all'Aquila è che nel momento dell'emergenza scatta una sorta di stato di eccezione che sospende tutte le forme di razionalità usuali con le quali diciamo, cerchiamo di trattare i problemi dello spazio e del suo sviluppo. Mi sembra interessante anche il fatto che prima del sisma stesse facendo un piano strategico che è stato poi di fatto sospeso in quel momento. Si introducono delle forme di razionalità, peraltro di tipo molto razionale comprensivo, il cui messaggio è deve intervenire il centro, il governo, perché gli attori locali non hanno le risorse, non sono in grado di intervenire per rispondere ad una diciamo, calamità di queste dimensioni. C'è bisogno di rapidità, c'è bisogno di specificità, c'è bisogno di efficienza. E gli attori centrali dovrebbero essere quelli che sono in grado di fare tutto questo. Dopodiché, lo diceva anche Francesco prima, no? C'è stato un lungo deficit di attenzione, perché dopo diciamo, l'epoca diciamo, roboante del progetto case, dell'intervento emergenziale del primo momento, c'è stata una lunga fase nella quale diciamo, progressivamente si è un po' persa l'attenzione nazionale e quindi il pubblico degli attori del livello centrale è stato molto meno attento a quello che succedeva e sono successe tutte le cose che in qualche modo ci avete descritto, no? E quello che si è scoperto però all'Aquila, mi sembra attraverso la vostra ricostruzione, è che l'estensione del modello protezione civile diciamo attori centrali non funziona particolarmente bene, cioè non riesce ad ottenere i risultati che si propone, no? Non funziona per la salvaguardia del territorio, questa enorme produzione di patrimonio, non funziona dal punto di vista del far emergere una strategia consapevole, no? Perché di fatto poi proprio nella tensione tra attori locali e attori centrali
è un po' paradossale che alla fine l'unica strategia che emerge, peraltro poco consapevole, diventi com'era, dov'era, no? Così come nel consorzio, nel condominio, si riesce soltanto a riparare delle cose che forse sarebbe stato bene anche non riparare, no? O fare altro, ma non ci si riesce ad accordare per qualcosa di più. Allora questo mi sembra che sia un punto abbastanza importante, no? Ed è importante anche il fatto che poi nei tentativi, diciamo, nello spostamento del baricentro dell'attenzione con un ritorno inevitabile verso gli attori locali, riemerga la necessità appunto di costruire una qualche forma di strategia che possa permettere di uscire dalla situazione critica nella quale ci si trova, no? E purtroppo però, con riferimento ai terremoti e a quello che sta succedendo, noi non abbiamo tanti altri modelli che non siano quello appunto gerarchico, centralistico, modello protezione civile, no? Che funziona durante l'emergenza, che funziona in quel periodo limitato nel quale c'è bisogno di dare delle risposte appunto all'emergenza, ma mi sembra che siamo particolarmente demuniti a pensare alla ricostruzione come un campo che ha le sue necessità, che è pieno di attori, che quindi ha bisogno di, come dire, di una modalità di gestione che naturalmente è una modalità di gestione ben diversa da quella dell'emergenza. Noi di fatto quello che abbiamo invece vissuto, anche nel caso dell'Aquila, è stata un'estensione di questo modello emergenziale anche in fasi nelle quali non funzionava più, no? Allora la necessità invece di lavorare con gli attori, con i cittadini, con gli stakeholders, con proprietari e non proprietari, richiede una forma di pianificazione che è una forma di pianificazione strategica, che è molto diversa dalla forma di pianificazione gerarchica e razionale che deriva dal fatto, peraltro molto importante e molto efficiente, di riuscire a dare delle risposte immediate nel momento della grande difficoltà, no? Ed è un modello opposto a quello dell'isolamento, è un modello opposto a quello del non disturbare il manovratore, no? Allora credo che se, come dire, si apre questa riflessione, possiamo capire anche che c'è un campo in questo momento, che è quello appunto del ragionare in modo sistematico sulla ricostruzione, che non è per niente coperto. Io ho fatto parte del gruppo, diciamo, di tecnici che ha lavorato al progetto Casa Italia, e in questa veste ho fatto parte del comitato scientifico della ricostruzione del terremoto 16-17. In particolare questa esperienza del comitato scientifico mi è sembrata veramente, non soltanto non è stata un'esperienza particolarmente entusiasmante, ma mi è sembrato veramente sconcertante il fatto che noi ci siamo trovati a ripartire quasi completamente da zero per capire con quali strumenti affrontare il tema della pianificazione a livello locale in una situazione con quattro regioni diverse, con un commissario che veniva dall'Emilia Romagna, che aveva esperito il modello Emilia Romagna, ma dove l'Emilia Romagna era una storia completamente diversa, con una struttura commissariale sempre completamente in affanno e con il dispiegarsi di un conflitto che è durato mesi o di una, non solo conflitto, ma anche ricerca che è durata mesi tra ingegneri strutturisti e soprintendenza ai monumenti per capire in che modo consentire la ricostruzione di ciascun piccola parte degli edifici. Allora, mi è sembrato veramente incredibile che all'ennesimo terremoto italiano ancora fossimo al punto di dover partire completamente da zero per capire che cosa bisogna fare di fronte a un terremoto. E mi sembra anche che in uno dei seminari che abbiamo fatto su fragilità territoriale, un rappresentante importante della protezione civile che stava nel nostro comitato scientifico abbia detto: noi anche, pur essendo, diciamo, la protezione civile, quelli che sanno, che sono famosi in tutto il mondo perché sanno fare molto bene le cose, ancora non abbiamo trovato delle soluzioni efficienti rispetto alle casette, alle tende, al progetto case, a tutte le cose che abbiamo sperimentato, no? Però questo, diciamo, mi sembra un problema quasi, diciamo, è un altro problema, no?
Il problema invece di capire in che modo poter approcciare la ricostruzione con qualche elemento di razionalità e con qualcosa che sta molto vicino anche alle modalità nelle quali verso la fine di questo processo mi sembra che si sta scoprendo sia necessario fare, no? Quindi un lavoro che è fatto assieme agli attori locali, che è fatto trattando i conflitti che emergono e non appunto con il modello non disturbare il manovratore, mi sembra che sia una cosa molto importante da fare. Mi sembra che anche Alessandro con Giangi stanno lavorando anche alla costruzione di un documento. E chiudo dicendo che Casa Italia, che affrontava un altro problema molto rilevante, che era quello della prevenzione, che è ancora un altro campo, no? In questo momento, con il cambio della dirigenza che c'è stata e con l'ingegner Curcio, che è diventato il direttore di Casa Italia, ha proprio un po' cambiato, diciamo, la mission di Casa Italia, forse presto cambierà anche il nome se non ho capito bene, proprio per occuparsi di ricostruzione. Allora, da questo punto di vista solleverei quantomeno una preoccupazione sul fatto che anche di ricostruzione ci si possa occupare nello stesso modo in cui ci si occupa dell'emergenza. Quindi questo è una cosa naturalmente da vedere, no? Però è chiaro che forse quello che ci serve fare dal punto di vista è ragionare in profondità sulla ricostruzione, che il vostro caso dell'Aquila dimostra molto bene, non è che dobbiamo avere un modello simile a quello del trattamento dell'emergenza, ma un modello probabilmente completamente diverso su cui ancora dobbiamo ragionare molto e che è molto vicino ai temi di pianificazione strategica che qui e là sono emersi e sono poi carsicamente tornati sottoterra nel caso dell'Aquila. Vi ringrazio. Grazie Sandro, grazie molto. Passerei la parola direi quindi a Gianfranco. Allora, intanto un ringraziamento ad Alessandro, al Politecnico per questo bellissimo incontro e vorrei fare i complimenti a tutti i relatori, Alessandro ne ha bisogno, ma i più giovani sì, perché avete fatto veramente un lavoro incredibile. Io mi sento un po' imbarazzo a rappresentare ovviamente l'Emilia, la ricostruzione emiliana di fronte al caso dell'Aquila, mi viene in mente quello spot televisivo dove dice ti piace vincere facile e, perché come sapete è tutto un altro mondo, a parte il livello del danno che è stato molto minore, qui siamo all'ottavo anno e quasi tutto completato salvo i grandi monumenti, il nostro rettorato è ancora fuori uso, lo sarà, è in questo momento è il più grande cantiere di restauro esistente in Italia e pensate che per fortuna era assicurato e l'assicurazione ha elargito subito 20 milioni che sono ancora lì nel bilancio dell'università a cui si sono appunto poi aggiunte le risorse dello Stato. La grande differenza rispetto al caso Aquilano è sicuramente stata la grande chiave di volta la governance. Forse se togli le cuffie ti sentiamo meglio. Prova perché sono io, credo di essere solo io. Così non mi sentite? Mi sentite male? Così meglio. Ok, grazie. Dicevo che sicuramente la chiave di volta rispetto al caso Aquilano della nostra esperienza di ricostruzione è stata la governance. Qui, come sapete, Vasco Errani il giorno dopo è stato il primo caso di presidente di regione a essere nominato commissario perché anche in quel caso lì si stava profilando l'idea di un commissario straordinario inviato da Roma. Lui si è opposto, in quel momento era anche presidente della conferenza Stato-Regioni. E quindi questo ha fatto la differenza. Poi è stato istituito un comitato istituzionale di la regione, la struttura comunale, ovviamente tutti i comuni, le sovrintendenze, le ausl, tutti quanti, che si riuniva a cadenza settimanale. Io ho partecipato a gran parte di quegli incontri, per 6 mesi si riuniva a cadenza settimanale a Bologna,
poi si è cominciato a riunire a cadenza quindicinale, poi mensile, e dove sostanzialmente con tutti i sindaci e con tutte le altre istituzioni sono state fatte le scelte, diciamo, principali. Lo diceva Alessandro tempo fa, in un momento in cui ci siamo sentiti da soli. Qui c'è stata anche l'imposizione davvero top down, ma concertata con tutto il quadro della rappresentanza emiliana, delle priorità, e cioè prima le scuole, le fabbriche, poi le case, poi le chiese e i musei. Tanto è vero che oggi in Emilia si sta lavorando soltanto alle chiese e ai monumenti, chiamiamoli musei, ma comunque i monumenti. Tutto il resto è praticamente sostanzialmente completato. E le scuole prima, non perché in Emilia si voglia più bene ai bambini, ma perché era chiaro fin da subito che se le scuole non fossero state riaperte a settembre non sarebbero tornati in fabbrica le maestranze. Stiamo parlando di un'area che nel momento del sisma produceva il 2% del PIL nazionale, perché è sostanzialmente il terzo cluster biomedicale del mondo. Dopo il sisma c'erano 40.000 cassa integrati, praticamente 2 anni dopo se ne registravano 250, una delle imprese soprattutto del biomedicale che si era delocalizzata. Anche qui questo è un tema che è ritornato, ne stiamo parlando con Alessandro in queste settimane, ma lo ha detto il sindaco dell'Aquila, Cialente, è stato il quadro assicurativo. Cosa vuol dire? Che tutte le aziende dell'industria, del biomedicale, l'Università di Ferrara, erano tutte assicurate. Se guardiamo a un altro settore fondamentale per la zona del cratere emiliano, che è quello dell'agroindustria, la zona colpita è quella del Parmigiano, sostanzialmente, Parmigiano, prosciutto di Parma, eccetera, eccetera. Nessuna delle aziende dell'agroindustria era assicurata. Questa è proprio anche una questione di, come dire, di preparedness, di preparazione. Le aziende, molte delle quali quotate in borsa, non potevano permettersi di non essere assicurate. Le aziende del Parmigiano Reggiano, che pure un'eccellenza, invece a questo non ci pensavano. E poi l'altro aspetto, che è più nostro, che è più di pianificazione, è stato che prima di un anno la Regione Emilia-Romagna ha fatto la legge urbanistica istituendo i piani di ricostruzione e mettendoli in coerenza strumentale con tutto l'apparato dell'allora ancora vigente legge 20 del 2000, quindi con i piani strutturali, i POC, i RUE, eccetera. E questa è stata anche perché 22, se non sbaglio, vado da memoria, su 24 dei comuni che avrebbero dovuto fare il piano di ricostruzione lo hanno fatto, e lo hanno fatto in 12 mesi, e subito dopo è arrivato un nuovo strumento che è stato pensato proprio dalla struttura commissariale, il piano organico, che era uno strumento, malgrado il nome, che la denominazione che è sbagliata, piano, era un programma sostanzialmente finanziario e di attuazione delle previsioni della ricostruzione. Ci sono anche qui degli aspetti irrisolti. Un aspetto irrisolto è quello dei centri storici, un aspetto qui sono stati eliminati cioè con il doppio del tempo previsto, invece di 18 mesi ne sono serviti quasi 3 anni e mezzo, ma tutte le abitazioni temporanee, i container, eccetera, sono già stati smantellati. Si è utilizzato moltissimo il contributo all'affitto, si sono utilizzati dei voucher per le famiglie che trovavano sistemazione all'interno delle famiglie. Cosa vuol dire? Qui siamo in territorio di villette con le taverne, no? E molte famiglie
sono andati ad abitare dai parenti, sono andati ad abitare dai parenti percependo appunto un voucher. Quindi, come dire, una strumentazione, se volete, anche flessibile, anche intangibile, ma che ha funzionato. Sono state fatte anche delle scelte sbagliate. Qui si sta per partire con un'autostrada, l'autostrada Cispadana, che attraversa appunto il cratere, l'ex cratere sismico. Non era prevista in forma di autostrada, era prevista in forma di strada veloce a costo pubblico, una strada pubblica ad accesso libero. La regione, dopo il sisma, ha deciso che per motivi di bilancio era meglio trasformarla in autostrada e affidarla ai gestori dell'autostrada del Brennero, che in quel momento erano in fase di rinnovo della concessione trentennale. Per cui si fa un'autostrada sostanzialmente inutile nelle forme in cui è stata pensata, ma come risposta al sisma. Questo è, una, è sicuramente uno dei... rispetto al caso aquilano, ecco, un tema che è quello dell'abusivismo, il problema del cratere dell'Italia centrale con quattro regioni, come Sandro sa, lì ci sono quasi il 70% di abitazioni parzialmente o totalmente abusive, e la ricostruzione non parte, non decolla, perché non si trova una soluzione per poter dare risorse pubbliche a proprietà che non sono in regola. Se sono abusive, lo Stato non può darle. E allora qui io sono molto d'accordo con il commento di Gabriele a inizio del confronto della tavola rotonda. C'è modo di mettere ordine in questo paese, ce lo poniamo questo problema, siamo il paese che siamo, e se non vogliamo che il cratere dell'Italia centrale rimanga così per sempre, per quasi sempre, noi questo problema dell'abusivismo ce lo dobbiamo porre. È un po' il problema delle casette di cui parlavate, della delibera 58. In Emilia, ma l'Emilia è l'Emilia, non fa testo, qui si stanno perseguendo penalmente i casi in cui i proprietari, insieme ai tecnici comunali, insieme alle imprese, hanno fatto i furbi e hanno percepito risorse pubbliche per restaurare case rurali storiche che però erano abbandonate. Questo la norma non lo permetteva, ne sono stati fatti vari di questi interventi. Oggi la regione, la struttura commissariale, l'agenzia per la ricostruzione li sta perseguendo penalmente. È un caso più unico che raro, voglio dire, però il paese non è l'Emilia intanto, o la Lombardia. E io mi sentirei, anche rispetto ai più giovani, rispetto all'intervento che ha fatto Chiodelli, se non sbaglio, dove si stigmatizzava un po' il tema del ciclo edilizio. Il ciclo edilizio, intanto in tutti i paesi, anche nelle economie più avanzate, non sono un difensore del ciclo edilizio, per carità, però il ciclo edilizio anche nei paesi più avanzati, Stati Uniti, il ciclo edilizio è parte fondamentale del modello di sviluppo, che è sbagliato, ma così è. Cosa succede in Italia in regioni o in città come L'Aquila, dove perché in Emilia la ricostruzione è stata fondamentale per tenere in piedi il settore edilizio, che invece era in grave crisi ancora dalla crisi del 2007-2008. In Umbria il terremoto lo chiamano San Terremoto, perché una città come Foligno è stata sostanzialmente, scusate, mi sposto perché la batteria sta esaurendosi, purtroppo non avevo previsto questo. In Umbria il terremoto lo chiamano San Terremoto. Il Friuli è stato reinventato, dal Friuli prima del 76 si emigrava, con il 76 il Friuli è diventato un pezzo della cosiddetta Italia del Nord-Est. I miei parenti, questo è anche un tema che può entrare di diritto nel ragionamento sulle casette, perché i miei parenti che venivano e vengono da Gemona, da Moggio Udinese, cioè il cratere
del Friuli hanno abitato per 3 anni in casette che quelle attuali che sono state fatte in Abruzzo sono delle grandi case rispetto. E questo ha a che fare un po' anche con la nostra, come dire, con la nostra società dell'opulenza. Nel 76 i friulani sono stati per 3 o 4 anni dentro le casette di legno, in silenzio, perché non hanno aperto bocca. Oggi non siamo più, la nostra società per l'opulenza che ha in qualche modo introiettato non è più capace di sopravvivere così. E questo è un altro tema su cui dovremmo riflettere, soprattutto in un paese dove sappiamo, come ha detto il sindaco Cialente, loro sono già pronti ad avere un prossimo terremoto, così come i miei amici umbri, con cui ho avuto la fortuna di lavorare per l'Emilia, loro hanno un terremoto più o meno ogni 6-8 anni. E questo lo dobbiamo tenere in considerazione. Quindi, e più andiamo giù, più scendiamo, e più il problema che diceva appunto anche Gabriele di come mettere ordine si pone, perché provate a pensare quando tornerà il terremoto fra la Calabria e Messina, perché sappiamo che lì il terremoto torna e sappiamo anche che il terremoto lì sarà, perché è il punto insieme al Friuli dove ci sono le sismicità più gravi d'Italia, subito dopo viene l'Aquila. Allora, mentre per esempio l'Umbria o l'Emilia Romagna hanno una sismicità media, non particolarmente elevata. Quindi, il problema giuridico di come noi gestiamo le ricostruzioni rimane, in assenza di una legge, in assenza anche di una sanatoria, lo metto tra virgolette, però appunto anche stigmatizzare il ciclo edilizio non trovo che sia, è difficile dal punto di vista politico. Vorrei vedere il sindaco Cialente o qualunque altro sindaco, i nostri sindaci, perché anche in Emilia Romagna i nostri sindaci hanno dovuto cedere rispetto alla proprietà. Qui non si sono fatte le UMI, le unità minime di intervento nei centri storici, perché i proprietari non si mettevano d'accordo e quindi praticamente ogni unità immobiliare è diventata una UMI, un errore grossolano in termine tecnico, però neanche il RAN, neanche i sindaci del Modenese, che voi potete capire il livello di consenso in certe aree, hanno potuto tenere il punto sulle UMI. Allora ecco, questo non dobbiamo spaventarci, in luoghi dove non c'è l'industria che c'è in Emilia, in Lombardia, eccetera, in luoghi dove il dinamismo anche economico-sociale è molto più statico, dove non c'è resilienza, è quasi evidente che il ciclo edilizio diventa l'unica risorsa. Io, come sanno i colleghi e amici, ho avuto quasi 20 anni di esperienza in America Latina, società che sono in qualche modo disgregate, società in cui profondamente deindustrializzate, l'Argentina, l'Uruguay, il ciclo edilizio è l'unica attività che funziona, il che non è una risposta, cioè non voglio dire con questo che lo dobbiamo appoggiare, ma in qualche modo bisogna farcene una ragione, come diceva Sandro Balducci, bisogna che noi ci poniamo il problema da un punto di vista anche disciplinare e di come parliamo con le comunità di queste cose. Mi fermerei qui e vi ringrazio ancora tutti. Hai il microfono spento, Alessandro. Grazie Gianfranco. Allora darei la parola ora a Bernardino Romano. Ecco qui, compare. Prego Bernardino, grazie molto. Sì, grazie ovviamente anche da parte mia. Ora, dovendo parlare per ultimo, non nego di avere qualche difficoltà, perché è stato detto sostanzialmente tutto. Peraltro, non posso che, come insider, mettiamola così, che complimentarmi con le esposizioni che avete prodotto, perché credo che
le persone presenti che non conoscono la realtà della città e non conoscono le dinamiche che sono scaturite dall'evento sismico, se ne siano potuti fare una idea molto precisa. Lo considererei veramente un seminario informativo di significato rilevante. E lo dico senza piaggeria, perché ne sono davvero convinto. E c'è stata qualche imprecisione, ma insomma, chi poi vive una realtà in maniera molto stretta è chiaro che le trova sempre, e adesso vediamo, ma pochissime. E da parte mia, ovviamente devo essere fulmineo perché i tempi a disposizione sono molto limitati, siamo arrivati ormai quasi alle 13. E quindi la cosa che vorrei fare è sottolineare, fare degli highlight su quello che voi avete detto e che è emerso, che si può distillare dalle cose che avete detto e che oltretutto credo che per la prospettiva di discussione debbano diventare elementi su cui l'attenzione debba diventare centrale, quasi ossessiva, perché ancora oggi di queste punte critiche che sono venute fuori dalle cose che avete detto, vi posso garantire che sulle stesse l'attenzione locale, complessiva e politica, anche a livello governativo centrale, è ancora piuttosto debole e insoddisfacente che per chi le guarda dal punto di vista professionale. Voi, giustamente, avete sempre parlato di ricostruzione, ma perché di ricostruzione si parla? Ci sono degli indicatori piuttosto banalotti che usiamo anche noi che facciamo le nostre attività di ricerca per avere un'idea del tutto preliminare. Se voi scrivete su un browser di internet ricostruzione dell'Aquila, compaiono milioni di collegamenti. Provate a scrivere pianificazione dell'Aquila, qualche centinaio. Tra l'altro vi anticipo che compaiono solo perché un ufficio si chiama di ripianificazione, che in realtà è una denominazione più simbolica che altro, in quanto l'attività, ma voi l'avete detto benissimo molte volte, l'attività ha riguardato la ricostruzione, cioè in sostanza la clonazione di organismi edilizi così com'erano, no? Con lo slogan com'era, dov'era. E volendo fare delle battute, una città che ha nel logo in mota manet, alla fine, no, però non pensavamo che fosse riferito a questo, insomma, pensavamo che avesse altri tipi di origini. L'attenzione nei confronti della pianificazione in realtà non è che sia stata carente ora, perché questa è una città che una difficoltà in tal senso l'ha sempre manifestata. Se lasciamo i periodi gloriosi della fondazione, che hanno prodotto il centro storico, che hanno prodotto, non sono certamente io che ne deve magnificare la struttura, la progettazione urbanistica, intesa proprio come disegno dell'insieme di spazi pubblico-privati, banalizzo, ha interessato aree molto molto ristrette, anche dopo, a cavallo delle due guerre, durante il fascismo, ma non ha mai rappresentato una tradizione importante. Sicuramente non ha seguito il piano regolatore, e qui c'è la prima imprecisione che vi voglio sollevare, e qui siete stati caritatevoli e benevoli perché avete detto che è del 79. Non è vero! Il piano regolatore nel 79 è stato approvato dalla regione, ma i contenuti sono del 75 e non è poco. Ora, ma questa, a parte adesso, non voglio fare sfoggio di cultura storica perché basta andare su Wikipedia e ve lo trovate, lo dico per i più giovani, nel 75 la Thatcher diventava leader del Regno Unito dei conservatori, gli americani si ritiravano dal Vietnam e il premio Nobel lo prendeva Eugenio Montale. Ora, già per me alcuni di questi fanno parte veramente della storia passata. Per quelli di voi giovanissimi, veramente è come se parlassimo di Giulio Cesare, per darvi un'idea di che diavolo è successo in questo frattempo, durante il quale la città ha proseguito a riferirsi a questo strumento. Ora io vorrei che almeno come prima lesson learning
dalle vicende che abbiamo vissuto, almeno i nostri politici evitassero di richiamarsi al piano regolatore della città tutte le volte che devono parlare di varianti o di interventi odierni. Questo, se viene fatto in un'occasione di teatro dialettale, mi sta anche bene, perché è una butade da cabaret. Ma noi non possiamo parlare quello che dice il piano regolatore. Ma quale piano regolatore? Non ce l'abbiamo, no? Tra 5 anni avrà mezzo secolo. E forse, io tutto sommato, questi 5 anni li farei trascorrere, perché a quel punto tocchiamo un record, in quanto dai dati a disposizione sappiamo che i piani regolatori italiani precedenti al 95, non al 75, quindi già 20 anni più giovani di questo, interessano grosso modo un sesto dei comuni italiani, ma mi pare quasi nessun capoluogo di provincia, nessun capoluogo di regione, e lo sottolineo verbalmente con 3 linee nere, e sicuramente non comuni di 50.000 ettari come quello della città dell'Aquila, oltretutto interessati. Il merito che va ascritto al nostro past mayor, al nostro ex sindaco, è quello di aver fatto, questo è oggettivo, è quello, adesso delle colpe gliele diamo anche, però diamogli pure i meriti, è quello di aver fatto un'operazione importantissima di tentativo di nuovo piano regolatore generale, ma non solo, di averlo portato rispetto alle esperienze più recenti anche al punto procedimentale più avanzato di quanto non sia mai accaduto in precedenza. Perché, sindaco, fatti chiamare ancora così, se non vado errato, siamo arrivati alla preadozione e anche da parte del Consiglio Provinciale. Non era mai successo, no? Prima. Questo però si è fermato poi nel 2014 e dopo il 2014 tutto è frizzato e non è accaduto più nulla. Quindi la città continua ad andare avanti con tutta una serie di iniziative e la mancanza di pianificazione, che è stata grande assente, ha comportato quindi il rinnovo di tessuti incoerenti, che lo erano già prima, senza alcuna modificazione. Qui sto ripetendo le cose che avete detto, ma non basta, perché io vi vorrei condividere lo schermo per farvi vedere quello che come università abbiamo fatto proprio durante questa collaborazione con il Comune che si è interrotta nel 2014. E ora, per i tempi a disposizione, non pretendo di starvi ad illustrare tutti questi numeri con precisione, non ha senso, però solo per dirvi che dal 2007 al 2014 c'è stata una velocità di produzione edilizia riferita ai volumi media di quasi 1700 metri cubi al giorno. Quindi la mancanza di pianificazione non si è limitata a trascurare ciò che già c'era e veniva comunque ricostruito, no, ma è interessato anche questa volumetria che ex novo veniva realizzata, e lo viene anche tuttora, perché negli ultimi 6 anni non è che non sia accaduto nulla. La città attualmente, o meglio no, nel 2014 aveva oltre 45 milioni di metri cubi di edifici. Ora, chiunque di voi abbia studiato urbanistica, gli standard, anche quelli vecchissimi del decreto ministeriale 68, li conosce, e quindi fatevi 2 conti per vedere a quanti abitanti corrisponderebbero. Gli abitanti però lo sapete quanti sono, e quindi è una sovradotazione che oltretutto ha portato l'urbanizzazione pro capite a quasi 600 abitanti, a quasi 600 metri quadrati per abitante, e qui vi dico io, per chi non lo sa, che è poco meno del doppio della media nazionale, che in ogni caso poca non è. Chi vuole poi scaricarsi questa slide può vedere le differenze tra le dinamiche precedenti il terremoto e quindi ciò che è accaduto dopo, anche con le velocità, e quindi può essere interessante avere informazioni da questo punto di vista. Ci sono situazioni oggi difficilmente affrontabili. Questa città è lunga una cosa tipo 25 chilometri all'interno del confine del comune, arriva a 40 come sviluppo urbano lineare, anche perché sapete che questo è influenzato dalla morfologia, e qui l'abbiamo già ripetuto tante volte, alcuni di voi, quelli con i quali ci conosciamo, mi avranno già sentito dirlo, quindi lo dico solo per gli altri, sono i 3/4 delle diagonali urbane di Parigi e di Berlino.
però Parigi e Berlino non vi devo dire io quanti abitanti hanno, parliamo di milioni, qui parliamo di poche decine di migliaia nella migliore delle ipotesi, e con vari aspetti contraddittori, perché ancora sotto la giunta Cialente l'amministrazione lancia un programma per il ripopolamento commerciale del centro, anche con incentivi. Però, in maniera veramente incomprensibile, si continuano a realizzare centri commerciali nell'Interland di margine. Nel momento in cui io vi parlo, ora non vorrei fare il Piero Angela della situazione, però mentre io sto parlando qui, ci sono 3 centri commerciali, di cui uno già in costruzione, uno approvato e uno che deve partire. È vero, dottor Cialente? Quindi è chiaro che da questo punto di vista, anche per un cittadino normale, risulta complesso comprendere la ratio. Mi devi spiegare, al di là del fatto che hai dimestichezza o meno con la pianificazione, qual è l'obiettivo a cui stai tendendo, perché la logica a questo punto non la capisco più tanto. Che cosa si sarebbe potuto fare? Ora, col senno di poi, di cose se ne possono dire tante, ma noi non lo vogliamo usare, il senso di poi. Io credo che per chi fa il nostro mestiere, le catastrofi e anche un po' i danni post-catastrofe che questa città ha subito debbano appunto essere usate come lezioni, ma non solamente per la città, per quando avrà prossimi terremoti, no, per tutti i terremoti che avverranno e non solo qui, anche altrove, per non fare gli stessi errori, altrimenti è chiaro che tutto ciò che è accaduto è praticamente inutile. Ricostruire un insediamento uguale a se stesso, a 50 anni di distanza, dal documento che lo ha generato, dovete convenire con me che è un assurdo concettuale. Se io vi intervistassi e vi chiedessi se oggi chiunque di voi ha una casa di abitazione costruita 20 anni fa, se oggi ve la ricostruireste uguale, molti di voi, beh no, perché vivendoci 20 anni ho visto che quello non funziona, quell'altro, e poi insomma sono cambiati i tempi, sono cambiati i materiali, sono cambiate anche le visioni architettoniche, ma chi lo farebbe? Nessuno. Quindi questa cosa è ovviamente un assurdo concettuale, che vuol dire che bisogna pensare a qualcos'altro, ma bisogna pensarci prima che gli eventi accadano, perché le affermazioni che tutti voi avete fatto, ma sono vere, una volta che ho la gente per strada, io non ho la lucidità mentale per poter pensare a procedure ordinate, organiche, le migliori possibili. No, devo risolvere i problemi umani. E da questo punto di vista la ricostruzione è avvenuta bene. Ora, che devo dire? Anche, l'avete anche detto voi, no? La ricostruzione è stata fatta, già da 5 anni c'è gente che è rientrata. È chiaro che ci sono ancora, se chi di voi vorrà farsi un giro, troverà ancora nelle aree di frazione piccoli monumenti tuttora puntellati con gli stessi puntelli di 11 anni fa. Quindi ci sono delle tracce inevitabili di tutta una serie di ritardi, altre cose sono avvenute, però che dire, il centro storico, signori, è bello, cioè sono venute fuori nel centro storico, non nessuno vorrebbe negare, sono delle cose strabilianti. Per chi come noi ci ha vissuto, oggi alza gli occhi e vede cose che non ha mai visto nella sua vita, perché sono venute fuori con un restauro anche attento, adesso io non sono neanche un esperto di restauro, però secondo me ha fatto bene, insomma, ecco come profano. Però è chiaro che non si possono affrontare eventi di questa natura in futuro con lo stesso sistema. I tessuti vanno migliorati, cioè l'obiettivo fondamentale è la pianificazione. Io oggi i milioni di link su internet li vorrei trovare scrivendo ripianificazione dell'Aquila, non ricostruzione. Quella va bene per tutto ciò che è già coerente, già consolidato e prezioso come centro storico, ma io non posso intervenire su tessuti degli anni 80 che già erano abbastanza discutibili all'origine a 50 anni di distanza con lo stesso criterio, cosa che invece è stata fatta. Quindi dovremmo studiare per tutti noi, ma soprattutto per quelli di voi che sono molto giovani, io credo che questo costituisca una prateria di azione di ricerca. Con interventi di che tipo? Fossi giovane io, mi dedicherei al fast planning, perché la pianificazione di suo, nelle forme tradizionali, è troppo lenta,
è già troppo lenta nell'ordinario, sicuramente è incredibilmente lenta ed elefantiaca quando si tratta di affrontare questioni invece di stretta contingenza. E quindi penso che possiamo far fruttare tutto ciò che è avvenuto in questa direzione. Se ci riusciamo, se ci riuscite, credo che sarà valsa la pena anche di fare tutte le critiche che diceva Francesco, e che del resto ci pagano per quello. Se non facciamo le critiche, non rispondiamo neanche non rispettiamo nemmeno lo stipendio che ci danno. Io vi ringrazio di nuovo di questo invito e vi saluto. Grazie infinite Bernardino, grazie molte, davvero. Direi che adesso, se vogliamo fare, se qualcuno ha un altro commento, se qualcuno fra noi, vedo già Francesco, vuole fare una breve replica, insomma ci diamo 5-10 minuti e poi andiamo a pranzo. Visto che Francesco vuole dire qualcosa, prego. Sì, sarò velocissimo. Dunque, parto da alcune rispondo ad alcune domande e faccio poi un commento. La prima cosa è, mi spiace non essere stato preciso e chiaro, perché in verità io non ho stigmatizzato il ciclo edilizio, non era questa la mia intenzione, come dire, non è neanche questa la mia idea. Semplicemente ho stigmatizzato l'approccio acritico al ciclo edilizio e ai suoi esiti perversi di lungo termine, nel quadro esattamente che ha presentato Bernardino. Quindi il problema non è basare la ricostruzione sul ciclo edilizio, insomma, di sotto la città ricostruiamola, e neanche utilizzare il ciclo edilizio come volano economico. Il problema è non pensare a ciò che il ciclo edilizio produce a lungo termine su una città come L'Aquila, che è già, insomma, così sovradimensionata rispetto agli abitanti che ha adesso e che ha nel futuro. Seconda risposta rispetto a quanto chiedeva Giulia rispetto ai costi. Non sono un esperto, credo dando a memoria che i costi di costruzione del progetto case siano tra i 1.300 e i 1.600 euro al metro quadro, quindi decisamente superiore alla media per ovvi motivi. Ti do un altro costo che è interessante. È quello che sappiamo anche noi, quindi sì, possiamo confermare, credo. Bene. Ti do un altro costo che è interessante, che invece pochi hanno. Quanto costano le casette autocostruite? Tra i 100.000 e i 150.000 euro. Quindi un'enormità, motivo per il quale era impossibile ed è impossibile pensare che queste casette, opinione personale, verranno rimosse, perché c'è stato un tale investimento economico da parte dei proprietari che difficilmente potranno essere rimossi, e sono state costruite esattamente nella speranza che rimangano. E su questo mi attacco a quanto diceva Gabriele. Anch'io credo, Gabriele, l'ho scritto in alcuni contributi che anche con Alessandro cerchiamo di scrivere sulla stampa nazionale per raccontare al di fuori di questi circoli ristretti la ricostruzione, è che credo che non si potesse fare di meglio, o meglio, non si poteva fare radicalmente di meglio, perché all'interno delle condizioni date di questo paese è stato fatto, diciamo, quasi il massimo. Tuttavia, insomma, il nostro lavoro è, come diceva Bernardino, criticare e trovare alcuni possibili punti di miglioramento. Te ne dico uno. Il singolo accertamento ha fatto tante cose lodevoli, insomma, credo che gli sia pubblicamente riconosciuto. Col senno di poi, che conta sempre poco, gli direi non andava fatta la delibera 58 al 2009, e in futuro non possono essere fatte queste cose, perché aprono delle praterie all'interno di un contesto culturale in cui l'abusivismo è prassi, in cui al Comune dell'Aquila, se vai a chiedere dati sull'abusivismo edilizio, ti portano i faldoni cartacei, non è ancora neanche digitalizzato gran parte del patrimonio di domande. Francesco, scusa, mi costerà alcuni secoli di purgatorio. Scusami, ma credimi, ero sommerso da richieste e l'intero consiglio comunale mi telefonava solo per questo, nonché la giunta. No, ma io sapevo come saremmo andati a finire, quindi è una mia colpa, è uno dei rammarichi più grossi che mi porto. Insomma, è grande onestà intellettuale riconoscerlo, e io capisco che ci sono pressioni. Poi è stato un errore per la scorrettezza dei cittadini, che dovevano farsi un semplice box, invece ne hanno approfittato per fare l'incremento armato tra questi e alcuni consiglieri comunali. Quindi hai ragione, è stato il più grave errore. E quindi, insomma, per me alcune piccole lezioni, se costruiamo un sapere incrementale, si possono cogliere anche per il futuro. Quindi mi fermo qui dicendo che, insomma, l'ex sindaco Celente ha ragione, insomma, queste riflessioni purtroppo appartengono solo a un circolo ristretto, e di questo mi assumo anche personalmente la colpa. Personalmente in 7 anni di permanenza all'Aquila non sono stato in grado, per diversi motivi, di portarle all'esterno. E siamo stati oggettivamente marginalizzati in molte di queste riflessioni, anche perché, insomma, si è sempre preferito, anche da parte della mia istituzione, promuovere riflessioni meno critiche e più apologetiche. Quindi, insomma, faccio ammenda, spero che, come il sindaco fa ammenda sulla delibera 58 del 2009, anch'io faccio ammenda e spero che ci sia modo per recuperare in futuro partendo da oggi. Basta. Abbiamo
meraviglioso di momento di autocoscienza aquilana, peraltro fatto da non aquilani. Ringraziamo gli aquilani di averci assistito in questo nostro percorso. No, ovviamente non faccio l'ironia, io condivido tutto quello che ha detto Francesco, devo dire anche su, come dire, appunto abbiamo pensato questo seminario anche perché veramente, diciamo, avvertivamo questa necessità di condividere alcune riflessioni critiche. Io volevo aggiungere due cose rapidissime. Allora, delibera 58, esempio plastico, concordo con Francesco, e appunto il sindaco ha più volte, come diceva, riconosciuto l'errore. Sul Côté, devo dire che nelle mie anche letture, incontri, interviste di questi anni, per esempio, una cosa su cui il mio giudizio è un po' cambiato, anche questo si riferisce al quadro che descriveva Francesco, cioè il quadro dato entro il quale si muovevano degli attori concreti, che poi erano delle persone concrete sottoposte a determinate pressioni. Devo dire che io da un approccio ipercritico alla soluzione del progetto case, devo riconoscere che per esempio mano a mano ho capito per esempio qual è stata una logica di riduzione del danno da parte di alcuni attori locali, riduzione del danno che aveva a che fare appunto con la minaccia svuotamento delle funzioni della città, che comunque, diciamo, non abbiamo ragione di credere che non ci sia stata, perché abbiamo evidenze che c'è stata, e quindi dall'altro l'idea di fare, di operare rapidamente per mantenere la popolazione, diciamo, il più possibile all'interno, insomma, dell'area urbana aquilana. Quindi questo per rispondere, non mi ricordo, forse a Gabriele che diceva bisogna appunto non si poteva fare di meglio, cioè, sì, io per esempio su alcune cose devo dire ho un po' mutato il mio giudizio, sempre però come dire in un quadro nel quale ammettevo l'esistenza di un quadro che era di per sé deficitario, nel senso che in un paese come il nostro un comune come quello dell'Aquila doveva avere ovviamente delle aree, come peraltro previsto dalla legge, dove concentrare un'offerta di abitare temporaneo che avesse una sua razionalità urbanistica prima del momento del sisma. E questo è un grande tema, nel senso che anche le cose che diceva Bernardino sul fast planning sono molto d'accordo, esatto, mi piacerebbe parlare con lui e chiedere esattamente cosa intende con quella cosa. Allo stesso tempo ne abbiamo parlato in questi giorni in Dipartimento in relazione al Covid, il tema della preparedness è molto importante, quindi avere nella propria pianificazione, per esempio, delle aree che hanno un senso urbanistico, dove si possono collocare delle strutture di una lunga temporaneità, perché comunque bisogna riconoscere che è una lunga temporaneità, anche se si spinge su un insediamento meno invasivo, però una temporaneità che se va bene dura se va benissimo dura 7-8 anni, come abbiamo visto nel caso dell'Emilia. Nel caso di una città come L'Aquila, in cui avevamo 18.000 persone da mettere in una cosa come il caso, è evidente che una temporaneità che aveva, insomma, che presentava un'altra caratteristica. Volevo, al di là di questo, volevo dire due cose, perché anche le cose che diceva Sandro, le cose che sono mancate, secondo me c'è stato un grandissimo deficit, come dicevo, di partecipazione di attori locali che non fossero gli attori della proprietà, della legittima proprietà fondiaria diffusa della città. Bisognava probabilmente immaginare dei percorsi e delle strutture entro la quale altre domande potessero essere formulate, che non fossero semplicemente le domande della ricostruzione edilizia. Tra l'altro L'Aquila ha avuto una prima fase molto interessante di mobilitazione collettiva, anche molto conflittuale, se vi ricordate il movimento delle carriole, insomma si è accumulato nella città un capitale sociale che probabilmente quando è stata disegnata la governance del post-emergenza non c'è stata l'attenzione di collocare da qualche parte. E quindi alla fine quello che ha guidato la ricostruzione è stato il consorzio, che davvero, con grazia di Giovanni, ci siamo abbastanza appassionati, perché davvero è una forma di democrazia condominiale che però, diciamo, quando devi ricostruire una città di 70.000 abitanti non può diventare l'unico attore, ovviamente, per ovvie ragioni, insomma, dal punto di vista tradizionale degli urbanisti. L'ultima cosa, probabilmente sono mancati alcuni strumenti. Da questo punto di vista, secondo me, l'esempio, il caso emiliano, è molto interessante nella comparazione. Una regione che interviene, fa una legislazione ad hoc urbanistica sulla base della quale poi i comuni possono intervenire, probabilmente è una regione che dota di strumenti operabili i comuni che vogliono fare qualche operazione
di pianificazione. Nel caso dell'Abruzzo colpisce davvero l'assoluta assenza della regione, che non ha fatto per esempio un intervento legislativo che probabilmente avrebbe dato qualche strumento in più e avrebbe permesso al comune forse di non rivendicare un piano di ricostruzione di quella specie, ma di rivendicare uno strumento magari un po' più, come dire, progressivo, perché si sarebbe appoggiato su una legislazione un po' più avanzata. Detto questo, è evidente che, per quanto mi riguarda, ma credo che siamo d'accordo tutti su questo, emerge davvero tutte le difficoltà quando parliamo anche di rigenerazione urbana, quando hai a che fare con una città di proprietà frammentata, tutto diventa ovviamente un grandissimo dilemma procedurale, e anche lì ci vuole, come dire, degli attori politici che siano in grado di riorientare determinati interessi verso visioni un po' più articolate, cose necessariamente non facili, e non facili in un quadro come quello aquilano. Io non ho nient'altro da dire. Ale, non so se ancora una cosa io che mi sembrava interessante sottolineare, anche se è emerso un po' dalle nostre relazioni, la scarsa conoscenza, la difficoltà, se vogliamo, ecco, di leggere il territorio aquilano, per la mancanza sia di letture continuative nel tempo. Basti pensare che quando si parla del tema casette è un tema difficile, perché lo stesso comune non ha contezza di i numeri, di quali siano, diciamo, le principali forme di irregolarità di questi manufatti, e lo stesso vale per il patrimonio ordinario. Bernardino lo ha nominato prima dicendo appunto che questo piano di fatto è un piano ormai age, quindi anche leggere il territorio nel 2020 a seguito di un sisma è ancora più difficile per la mancanza di una lettura, come dire, continuativa nel tempo di cos'è accaduto in questo territorio. Immaginatevi che l'abusivismo post terremoto non è solo nelle casette, sicuramente ci sono stati tutta una serie di interventi anche che prima o poi avranno, come dire, riemergeranno nella storia aquilana, e forse uno delle scommesse, anche forse delle lezioni che possiamo prendere da questa lettura, da questo caso aquilano, è l'importanza proprio degli strumenti che non solo governano il territorio, ma che in qualche modo anche lo rendono leggibile oggi anche confrontandolo con... Oh, è sparito. Vi chiedo scusa, ho una linea internet un po' ballerina. Dicevo, cosa che all'Aquila non è potuto oggigiorno leggere l'Aquila e analizzare il territorio e le sue trasformazioni, non solo post-sisma, è molto difficile per la scarsa diciamo capacità di raccogliere i materiali e anche le... Temo si sia ribloccata Sara. Nulla. Ah. Scusate, ma... Ma credo che comunque abbiamo sentito abbiamo sentito era chiaro il messaggio, ecco. Il senso era chiaro. Sara, grazie. Grazia, Cora, avete qualcosa da aggiungere o anche altri, brevemente? Cora mi sembra che faccia segno di no. No, io faccio semplicemente un ringraziamento intanto a te, Alessandro, e poi ovviamente a tutti i discussant, tutti, insomma, oltre ovviamente ai colleghi, quelli già lo sanno, per insomma la loro partecipazione, anche tutte le persone che ci hanno seguito. Insomma, è strano, perché fare un seminario così sembra di parlare da soli, invece sono tante persone, e voglio fare un ringraziamento anche a loro. Assolutamente. Mi associo anch'io ai ringraziamenti di grazie, ovviamente. Allora direi che ci associamo tutti, i ringraziamenti, grazie davvero a Gianfranco Franz, Sandro Balducci e Pino Romano, grazie anche a Massimo Cialente che ha condiviso questo momento grazie a voi. Con noi, ovviamente a tutti quelli che sono intervenuti. La registrazione sarà disponibile qualora qualcuno si fosse collegato in ritardo, volesse vedere qualcosa della prima parte che non ha seguito. E niente, grazie infinite e buon pomeriggio a tutti.